Buonasera cari dragoni, benvenuti. L'audio io lo vedo blippettare qua sotto, quindi in teoria dovremmo essere a posto. Voi intanto confermatemi. Devo dire, spero che vi siate, diciamo, ripresi un po' dai bagordi del weekend di Pasqua, Pasquetta e tutto quanto, perché devo dire, per me è stato un po' abbastanza impegnativo. Anche per vedere il compleanno del brutto ceffo qua sotto, festa di non compleanno, perché non si festeggia. Era in anticipo. Esatto, non si festeggia quelli lì. Scusate, ho dimenticato di mettere il pro stream. Allora, novità, io onestamente, ultime, non ne vedo troppissime. Erano uscite, a parte le avventure. Vabbè, di Old School che erano state ripubblicate di D&D. Cos'altro era uscita di info? Sono in attesa che escano fuori i tavoli per Modena. Sono in attesa di quelli lì, perché vorrei arrivare a prenotare un po' di posti per qualche tavolo. Vedo che siete pieni di status nella live, quindi vedo di toglierveli. Ok, Bulbug è ancora prono. Quindi, devo dire, a me ho sentito stavolta un attimino la mancanza della partita della domenica. Avrei giocato volentieri, però oggettivamente la Pasqua va onorata. Non dal tipo, non sono per nulla molto ligio dal punto di vista religioso, ma dal punto di vista della brace, direi di sì. Quello lì. Ho onorato un po' la dea Tilea. Quindi. Bravo, bravo. Ero lì davanti alle salamelle dicendogli: brucia, non troppo, non bruciarti del tutto. Perché, Però. Allora, molto bene. Quindi noi poi ci ritroveremo sempre, già continuiamo con le avventure. Ho visto un attimino come sta andando il voto per cosa giocare dopo Odissea e vince Arambe. Allora in realtà devo dire, caro pubblico, dateci una mano, perché al momento sono sostanzialmente in parità quelli che vorrebbero vedere giocare Conan e quelli che vorrebbero vedere giocare Fabula Ultima. Ma tanto poi alla fine se mai deciderò io. Devo dire che se sono in pareggio, sono più o meno uguali come voti, io tenderei a fare Conan anche per un breve periodo, non per altro perché poi esce il VTT per Fabula Ultima. Fino a che non c'è il VTT è un po' una rogna il giocarlo online. Tutto si può fare, si può giocare con le schede in PDF e usare, perché Kira, ecco, vedi, ad esempio mi sono dimenticato ancora di qualcuno ha il Longgoing, Kira? Dove cazzo c'è la Longgoing? È anche prona, unconscious, del Python e grappled. Allora, Ballus, eccola qua. Longo DM Go, eccola qua. Via unconscious, via grappled. Stavo facendo andare un turno per vedere se mi ero dimenticato un po' di roba. Ancora il Resist All Magic. Ok. Sto pulendo un attimino il post combat dell'ultima volta, ragazzi, giusto per un bel combat. Allora. Vabbè, le altre robe sono robe che vi siete messi voi, quindi ve le potete anche togliere. Ok. A posto, pulito. E quindi dicevo, se rimangono più o meno alla pari, sarei per Fabula Ultima vederlo quando c'è sul VTT di Fabula Ultima, per
dirò, la roba più rognosa al momento sono gli NPC, perché gli NPC me li dovrei gestire a mano a parte, non sul qualunque cosa usiamo per tirare. Io sto giocando a Final Fantasy VII Rebirth, quindi sono pronto all'ambientazione. Com'è? Perché è una di quelle robe che ti dirò, sono un po' tentatino. Io tra l'altro... È bello. Cioè, è proprio il... rigiocare al classico ma migliorato, più bello visivamente, con la storia ancora più approfondita. Ci sono tante differenze sia di avvenimenti che di relazioni di ciò che capita, quindi comunque la storia non è proprio esattamente lineare rispetto a come l'originale. Meglio. Però sono modifiche che a me fanno piacere, perché rendono la storia più realistica, i personaggi sono meno bidimensionali e sono un po' più profondi come tipologia di personaggio, e la grafica, cioè, è un altro discorso. Camminare nella mappa, nella world map, non c'è più. Tu cammini effettivamente per le praterie, attraversi la palude a nuoto, cioè è bello. Tieni conto che io sono uno di quelli che il 7 l'ho perfettato, cioè sarebbe l'equivalente odierno del platinato, l'ho platinato il 7, nel senso sono uno di quelli, vi dico solo questo, il Chocobo d'oro. Sì, certo, per la Knights of the Round. Per la Knights of the Round, beccato in un'unica sessione da 72 ore di fila, a turno tra me e un mio amico. Ad accoppiare Chocobi, cioè abbiamo, da quando abbiamo acceso la PlayStation, ho detto, non si va. A turno dormivamo ed era un continuo, prendi Chocobo, trova Chocobo, fallo diventare campione, accoppia Chocobo, è uscito d'oro, no, ripeti, avanti così per 72 ore. Troppo, un save da meno di 24 ore con il Knight of the Round e tutte le weapon. E come cazzo hai fatto a meno di... hai sculato come una merda. No, beh, cioè, ci sono gli incroci giusti da fare. Devi prendere un maschio di un tipo, la Sì, sì, lo so, però quando uscivano dalla roba erano random dall'uovo, quindi sarà che abbiamo avuto sfiga noi per beccare, era, non mi ricordo se era un maschio nero e una femmina. Poi, no, l'ultimo addirittura un piccolino giallo era... Esatto, avevi bisogno uno e uno a portarli a campione e poi alle corse. Io una cosa che ho notato, per esempio, adesso, senza fare spoiler, non ci sarà l'accoppiamento dei Chocobo. Vabbè. Perché sono arrivato in una zona e sono andato a catturare un Chocobo nero. Quindi penso che sarà così con le varie tipologie, perché a seconda della zona ti si aprono determinate zone solo con il tipo di Chocobo di quella zona. E una cosa che ho notato è che c'è molto più quest secondarie, nel senso che se vuoi perfettarlo devi andare a cercare tutti gli eventi di caccia, tutti gli eventi di quel tipo, tutte le cose di quell'altro tipo, e ognuna ti dà dei punti extra per poter fare degli studi sulle materie, per esempio. È molto più moderno come tipo di gioco. Il sistema di combattimento è super dinamico, a me sta piacendo tantissimo, perché sei costretto a continuare a cambiare da un personaggio all'altro per supportare le debolezze di ogni personaggio. Ogni personaggio in combattimento è totalmente unico, nel senso che non hai l'auto-attack. Okay. Ogni personaggio hai gli attacchi base che fai, tipo Barrett col mitra, va col braccio. Barrett col mitra, però ognuno poi ha delle abilità personali uniche che si basano sul personaggio. Per esempio, Aerith crea dei cerchi magici che potenziano le spell, oppure fa un assorbimento AOE di punti magia, oppure crea un'aura di indebolimento, quando le abilità personali, per esempio, di Cloud sono attacchi specifici con l'arma. Le limit le hanno messe un po'... Le limit ci sono, è difficile raggiungerle perché in realtà la barra della limit non ti rimane tra un combattimento e l'altro. Ok. E inizia a caricare barra della limit solo se riesci a stordire l'avversario. Okay. Quindi in realtà non è facilissimo arrivare in limit. Hai le combo tra personaggi, cioè ogni personaggio ha delle combo ben specifiche con
i vari personaggi, diverse a seconda delle coppie che le fanno. È estremamente dinamico il combattimento, non ci sono combattimenti dove premi il quadrato e li vinci perché vai di auto. Però sai una cosa, lì sempre nel vecchio, confesso che dopo essersi sbattuti un sacco, farsi la ultima weapon, te lo sentivi di averlo guadagnato quando ti facevi Knights of the Round, Mime, Knights of the Round, guard, no. Guard su uno e faceva counter, counter Mime. Ti sei già perso un passaggio, perché era double Knights of the Round. Sì, double Knights, Mime. Giusto, double Knights of the Rhyme, Mime e count, e poi facevi il counter Mime su quello che era andato in guardia. Mettevi la counter Mime su quello che andava in guardia. Le ultimate, scusa, le summon sono molto più belle secondo me qua, perché anche qui le inizi a caricare da un certo punto del combattimento, la summon arriva, ha una barra di tempo durante la quale lei combatte, combatte in automatico, e tu puoi utilizzare barre di ATB, quindi le barre action, per far fare degli attacchi speciali alla summon. Tipo, rinunci alla combo di spadate e fai fare il, non lo so, il, la polvere di diamanti a Shiva. E... quello lì, non lo so, beh, dovrei vederlo. Così no, sembra, beh, un pochino... come roba. Sembra un pochino più su come è su Fabula Ultima, questo qua. Sembra un pochino più su come fa su Fabula Ultima. Fabula Ultima, le summon fondamentalmente hanno due cose. Un effetto quando la arrivano, summon è fuori. E un effetto quando le dismissi. Esatto. E, e se prendi il talento che c'è nell'espansione... che però devi arrivare a 10 nell'evocatore, devi arrivare a maxare l'evocatore, puoi avere la summon in forma fisica come alleato, come se fosse... Okay, cioè quando la evochi puoi decidere di evocarla fisicamente e l'effetto però è su di... l'effetto quello che ti porteresti tu è su di lei. Ok, ho capito. No, qui è bello perché effettivamente tu stai combattendo e vedi un Ifrit che carica di artigliate, che spara palle di fuoco. I combattimenti sono visivamente eccezionali. Io di quel sistema però un po' lo trovo confusionario, ho un po' questo problema che, cioè, soprattutto i giapponesi ci si abitua. Io ho dato di matto all'inizio, i primi fight ho fatto veramente fatica. Quando ho iniziato a capire il trick che bisogna caricare la barra di ATB, fare la action e nel frattempo switchare su un altro per caricare la sua barra e fare le variazioni, ed è un continuo uso, un personaggio usa un altro personaggio, perché finché non si carica la barra di ATB il personaggio va di auto attack. Ok. E quindi devi, ovviamente Tifa ha di abilità, fa meno danno fisico, però è più probabile che i suoi colpi stunnino l'avversario, perché i suoi attacchi sono più sulla sua resistenza che sulla sua vita. Cloud fa più danni sulla vita, ma non ne fa tanti sulla resistenza. Aerith non fa un cazzo di danni perché spara delle palline di energia dal suo bastone magico, ma quando le si riempie la barra e vai di spell, fa i buchi con le magie. E quindi, però è lenta, le sue schivate sono tipo di mezzo centimetro perché fa un saltellino, quando invece tipo Tifa quando schiva la trovi dall'altra parte del campo. Però le parate, tipo Cloud è più forte quando va in parata rispetto alle schivate. Rosso 13esimo è fortissimo quando gli fai schivare tanti attacchi perché poi fai counter attack. Quindi ogni personaggio è proprio... Sapete chi non ha... a giocare personaggi diversi. Sono sapete chi è che dovrà imparare però secondo me da queste robe qua? Sì. I coreani, che i coreani fanno le robe bellissime graficamente, non capisci, cioè proprio l'effetto di epilessia, portami via, quello che quando giochi, hai mai giocato ai Black Desert, sì, o quelle robe lì, cioè sì, no, li conosco, c'è, cioè, Lineage 2 per esempio, sono anche peggio quelli nuovi sono anche peggio, cioè proprio disco party sul monitor. Dirti link che fa l'incantesima OE di luce che abbagliano. Sì, esatto. Okay, come tu hai giocato sia l'1 che il 2 sulla stessa piattaforma?
No, l'1, cioè il remake, l'ho giocato sulla 4 e Rebirth sulla 5, perché Rebirth l'ho fatto solo per la 5. Quindi, ma non c'è un collegamento forzato tra il 2? No, nel senso... Non è come Dragon Age, per esempio? No, no, allora, A, non ti puoi portare, non ti porti dietro nulla dal remake. Okay, se hai certo. dei salvataggi del remake sulla stessa console, ti danno una materia evocativa extra che è il Leviathan. Ma okay. non ti porti oggetti, non ti porti livelli, non ti porti skill, non ti porti niente, ricomincia da capo, quindi puoi giocare al Rebirth anche senza aver giocato il remake. Secondo me è brutto, perché ti perdi i legami tra le persone, come si sono costruiti, perché ci sono alcuni legami che sono tanto diversi rispetto a quello che noi ci eravamo immaginati nel Final Fantasy VII. In Final Fantasy VII le espressioni facciali non c'erano, erano... facce piatte. Erano espressioni, erano puntini, puntini, puntini. Sì, puntini, puntini, c'erano puntini. Delle vere emozioni trasmesse dai personaggi. Nel remake e poi nel Rebirth le emozioni sono molto visibili. E anche i rapporti tra le persone. Cioè, il triangolo Cloud, Tifa, Aerith. Io non me lo ricordavo neanche lontanamente così nel set originale. Sì, si vedeva, cioè si vedeva, ma non era molto visibile, perché ovviamente non potevi dare le espressioni. Cioè, qua quando una Aerith abbraccia Cloud, vabbè, Cloud ovviamente pezzo di ghiaccio infastidito, nell'espressione vedi il cuore di Tifa che si spezza. Beh no, quello, cioè, di Tifa vedi... si capì, cioè Tifa era proprio una, cioè poveraccia, era proprio il palo proprio Tifa. E ho fatto la scena, chi ha giocato al 7 se la ricorda, quella di Nibelheim nel flashback del passato, tutti sapete di cosa stiamo parlando, quando lui si gira tra le fiamme, io vi giuro avevo la pelle d'oca alta così. Per me c'era anche una certa tensione erotica fra Sephiroth, sì. Ecco, Sephiroth per esempio nel flashback, quando va insieme a lui, che ci combatte insieme tutto quanto, capisci anche veramente lo snap che gli ha fatto il cervello a un certo punto. È bello da vedere. Ma perché non avete mai giocato al Crisis Core, che era perché... tutto il prequel? A me manca Crisis Core. Io l'ho fatto... Quello con Zack. Quello con Zack. Va bene, ragazzi. Dai, incominciamo. Sì, era lui sumoroso. Abbiamo fatto anche un po' di chiacchiere anche oggi. Allora, dove siamo rimasti l'ultima volta? L'ultima volta, in realtà dobbiamo fare una roba un po' tecnica, ragazzi, vorrei capire se tutti quanti avete fatto il level up, perché l'ultima volta i nostri eroi sono, dopo essersi teletrasportati sulla Ultros, che era al largo di Maitros, perché hanno scoperto che era impegnata in battaglia, hanno sostenuto la battaglia contro il temibile Kraken, che gli ha dato qualche gatta da pelare, ma sono riusciti a venirne a capo. Tra l'altro hanno rischiato di perdere Bulbug e anche Kira, però le cose si sono messe bene. Quindi, con il temporale che inizia ad affievolirsi, come se non ci fosse più una volontà aliena a imporre la sua furia sugli elementi, iniziate a tirare il sospiro di sollievo. Alcuni festeggiano la vittoria, il trionfo sulla bestia, ma non molti, perché l'equipaggio della Ultros è stato decimato. Ho contato che dei 100, circa 100 vogatori, marinai che ce n'erano a bordo, sono sopravvissuti una quarantina. Ma minchia, tantissimo. Okay.
una quarantina, una sessantina tra urli psichici, alcuni bloccati, però altri i counter, ecco, i counter psychic li hanno un po' ammazzati. E ti avevo già segnato a te, Stavros, che avevi consumato degli spell slot per ritirare su Kira e i punti ferita anzi dovreste aggiungermene 70, quello mi sono dimenticato di mettervelo, Telperion e Andros, dovreste tirarvene su 70. Vabbè, se ci fai fare il long era per dire, considerato che ci stava che prima che arrivasse Vallus nell'emergenza voi eravate a pochissimi HP, eravate... pochissimi. Quanti ne rimasto a... Io ero rimasto a vediamo un po'. Io ne ho ancora 60. Vabbè. Io 14. Tu mi ricordavo che eri proprio basso basso. Una cura l'ha dovuta usare su Kira. In pratica le cure sono state usate su Kira, su Bulbug, su Andros e su Telperion. Io non la voglio, glielo dico. Se domani distribuite allora quelle lì che gli slot no, non usarla, non usare il caduceo, i 70 del caduceo, non usarli. Ok, glielo dico, domani affronteremo nuovi pericoli. Non credo che allora tu non te li segni tutto il suo potere. Ok, sì, allora rimettiti una carica del caduceo, 5 cariche ogni giorno, ma li recupera 5. Sì, non, già se non stava scritto, non è scritto quante ne recupera. Come non? No, c'è scritto, ma te lo dico, ma dovrebbe essere che le recupera ai 5 cariche al giorno, dovrebbe essere 5 cariche ogni giorno. Ah, beh, aspetta, allora, se le recupera tutte, sì. Mi pareva proprio di sì, sai. Te lo dico. Te lo dico. L'abbiamo sempre fatto, però è diverso da funzionare. Cioè, non c'è. Non c'è. Te lo dico perché mi sembra anche a me che non... riusciremo questo modus operandi. Se ricaricano tutte, easy. No, no, c'è proprio scritto in realtà, è proprio scritto. Il caduceo possiede 5 cariche che recupera ogni giorno all'alba. Bene, okay, allora non dico più niente. Quindi rimettiti quei 70 punti ferita che ci stava per... Non si sa se arrivano sorprese adesso, è meglio che tu non sia... altri demoni. Qualunque cosa ci sia, altra roba o altro, intanto arrivano. Successivamente, quindi in realtà vi posso dare anche un... Già al volo, se volete, un riposo breve. Volo, andando per ordine. Vi do intanto uno short rest, perché poco dopo, cioè mentre vi state riposando, state contando un attimo i morti, ricomponendoli un attimino, due cose. Arriva dall'orizzonte, da nord, arriva la sagoma nel cielo di Vallus, che si ritrasforma non appena tocca terra, e anche lei dà una mano ad curare, cioè a prestare soccorso a chi era rimasto ferito non morto, ma ferito ma non morto. I feriti non morti. Sì, i feriti non morti qua devo correggermi perché è male interpretabile. Attacco il vampiro. Esatto. Dice la prima roba che dice non siete riusciti ad abbattere la bestia al costo di molte vite dei nostri uomini, purtroppo, però sì, il Kraken è morto. Sappiate che in passato molte vite erano state scambiate con una fuga della bestia, e una ferita comunque inflitta alla città di Maitros. I sacrifici del passato hanno permesso ai frutti del presente di essere più forti. Non abbiamo molto tempo da perdere. Se vogliamo
recarci alla difesa di Aresia. Dobbiamo riprendere le forze e poi teletrasportarci là il prima possibile. Capisco. Ho già dato delle istruzioni, a breve dovrebbero essere qui. Infatti notate dal direzione del porto che man mano ci sono un paio di imbarcazioni che si avvicinano. Stanno arrivando i tuoi soldati, Andros. Li avevamo chiamati per dare manforte e credo che qualche braccio in più servirà comunque per muovere la nave. Alzo lo sguardo al cielo, che ore saranno più o meno? Beh, ormai è pomeriggio, no, è tardi qua. Noi abbiamo fatto la sveglia la mattina, abbiamo fatto il combattimento con Behemoth. Il Behemoth, avete fatto poi il abbiamo fatto il riposo corto, abbiamo affrontato gli Yugoloth. Esatto. E poi siamo andati In realtà, guarda che saranno forse le 11 del mattino. No, 11 del mattino, no. No, metti che ragazzi. Siamo rimasti anche a parlare un po' e abbiamo organizzato. No, è pomeriggio della giornata. Però potrebbero essere le 2. Comunque, Pomeriggio. Abbiamo fatto tre short comunque. Tre short, sì. Ma l'alba è alle 7, alle 6, non è alle 10. Dipende, l'alba può essere anche alle 9. Esatto. Non c'è nulla di fuso orario. Sì, no, ragazzi, poi io considero, ragazzi, non siamo lì. No. Cioè, Master, dimmi, è pomeriggio. È pomeriggio, è metà, sarebbero tipo le 6. Tipo le 6, 18. Dobbiamo riprendere le forze prima che il sole tramonti. Con le tenebre, è probabile che il drago di ombre ci faccia vedere. Se Aresia sta resistendo contro lo stormo di draghi, dubito riusciranno a fronteggiare quella bestia senza il nostro intervento. Sono dell'idea di riposare direttamente qua sulla nave. C'è il mio palazzo qua vicino, non è molto distante. Avrei un giaciglio più comodo. Sì, è vero, ma quanto tempo ci vuole a raggiungerlo? Oh, no, siete qualche un'oretta, ma neanche meno di un'ora, una mezz'ora. Io ho non ho idea di dove siamo. Non ho geografia, non ho idea di dove siamo. Ok. Telperio non sa fisicamente dove siamo. Okay. Siamo nel mare. Perfetto. Siamo davanti alla statua. Tante nature di Mia Maitros. No, siamo lontani dalla statua, Marci. No, la statua non esiste più. Siamo davanti al faro della città, ma siamo davanti alla città. Sì, davanti al faro. Il faro di solito è qualche chilometro in acqua. No, vabbè, non vi preoccupate. Cioè, dal porto sono arrivate, cioè, si vede Maitros. Allora, se si vede bene. Stavros. Io... Là in fondo. Vedi la bianca scia dell'elica, ecco, diciamo. Il tuo invito è molto più che ben accetto. Dormire in un comodo letto sarà meglio che nelle cuccette della nave, ma dobbiamo fare in fretta. Non so quanto tempo avremo. Ma il tempo di fare un bel banchetto stasera ce l'abbiamo comunque. Io mi avvicino alla parte più alta, che non so come si chiami adesso, della nave, dove c'è il timone. Il castello della nave. Il briché a voce alta richiamo i marinai. E dico: Capitano! Marinai dell'Ultros, guardate sul ponte i nostri compagni caduti. E adesso guardate, indicando la città. Guardate la città. Vedete fuochi? Vi sentite urla? No. No, capitano. Donne, bambini, questo sacrificio è stato passato fatto per salvare loro. Alcuni si tolgono l'elmo, si asciugano gli occhi. Non piangete i nostri compagni, ma ringraziateli. Fategli onore, perché grazie al loro sacrificio
Una città oggi è salva. E a voi? Metto la mano, metto il pugno sul cuore. Dopodiché mi inchino. E voi ringrazio per aver mantenuto la posizione e averci permesso di raggiungervi e porre fine alla bestia. Vedete che si innalzano anche le voci. Per il capitano! Per la Ultros! Oltre gli inferi! Per Maitros! Per Tilea! E poi iniziano a partire a cori. Diciamo a urla e grida. Arrivano i tuoi. Ti dirò, praticamente quello che fanno è che ne sbarcano un tot dalla, cioè, visto come sono, aiutano a portare all'Ultros, danno una mano a portare la Ultros, perché in queste condizioni, cioè, il tempo ancora non è bellissimo, con solo 40 rematori era un po' complicato da manovrare. Adesso ne beccano un pochino, un po' da una nave, un po' dall'altra, e piano piano, voglio dire, una mezz'ora, un'oretta arrivate in porto a Maitros. Voglio sfilettare il Kraken, vediamo se c'ha dentro una sfera del drago o no. Esatto, quello dobbiamo cercare. Con quante stelle. Effettivamente, devi contare quanti minerali stellari ha dentro quella cosa lì. Quella da 5, magari. Ah, ok. No, non ne ha. Non ce l'ha. Dovremmo andare a... Sarebbe il caso di fare un salto alla tana del Kraken. La tana del Kraken è sopra, poi più a nord, dove vicino c'è l'isola, all'isola del drago. Vicino all'isola del drago. Quella sfera può aiutarci a spostare l'intero stormo di draghi da Aresia e spostare il combattimento dove preferiamo. Abbiamo qualche mezzo per andare subito alla sua tana. Alla sua tana non dovrebbe esserci, almeno lui. Possono esserci altri predatori, però se alcuni di noi almeno riuscissero a recuperare quell'oggetto. È la 11, quella più a nord. Sì, ve l'ho condivisa, la 11 e... Perché non riesco a tracciare... Questa, la vedete quest'altra? Non riesco a tracciare dei cerchi. È qui. C'è un cerchietto nero, la 11, e dove c'è una delle mie sì, ma sulla mappa dell'isola. Ragazzi, col control mi si ingrandisce la mappa adesso, perché? Ma control è di usare entrambi i bottoni. Lo sto facendo. Adesso ma è andato. No. Deve essere la tastiera che mi sta mollando adesso. È lontana però l'isola del drago. Ma è lì che si trova la tana... del Kraken. Avros, sei in grado di trasformarci in nuvola? O trasformarmi in nuvola, in caso. Questo senz'altro. Allora, ti dice Vallus, dice perdonatemi, ma se lo desiderate, ho la possibilità di occuparmi io del banchetto. Ah, e allora sarò... Ah, Heroes Feast l'hai carico, eh? Sì, no, perfetto. Io avevo, diciamo, l'unico spell di altro livello che aveva, proprio il sesto, per fare lo Sphinx. Se lo fa lei, io non ho problemi a fare Wim. Sì, lei ce l'ha Hero Sphinx fra gli incantesimi. E allora, signori, quando volete. Comunque, mettere la mappa del mondo in isometrica è bellissima, perché ti va giù la mappa e sembra di stare guardandola da sopra un tavolo. È esattamente... Aspetta che mi hai dato un'ottima idea. È esattamente come la vedevate quando c'era il tavolo nella torre. È bellissimo vederla così. Tra l'altro, si può anche... lo sai che con la Q e la E ruoti?
Sì, beh, io mi sono tirato fuori i comandini. E... Ah, vabbè, senza i comandini, è classico da Morpg, cioè con la Q e la E ruoti e con le freccette fai il tilt invece. È stupendo, mi piace un sacco vederla così la mappa. È molto carina, è molto carina. Vorrei che mettessero i comandi anche per controllare... Ah, beh, sì, con la rotella fai zoom in, avanti e zoom indietro. Sì, eleva... Quello per elevare. Effettivamente dove è vorresti molto... andare tu, Andros? A trovare, a cercare l'oggetto. Da solo? Ho subito molte ferite, ma grazie al caduceo ora mi sento molto meglio. Se possiamo fare un windwalk dovremmo andare tutti allora a questo punto. Andrei comunque io per riconoscerla, e se Stavros hai carico il potere per farci andare nelle profondità marine... Però non tutte e due, non credo che possa avere... Ah, no, no, si può farle tutte e due. Di quarto, se c'è non c'è bisogno di quello, perché la Kraken è dove stavamo... Sì, ma non lo sai se è a 1000 metri o 2000 metri, scusa. È profonda? Ma basta la cosa del Manzarei, credo. Fino a una certa profondità, sì, ma poi sotto serve l'olio. Basta che sia anche a 3 metri di profondità, ma non è detto che lo sia. Chiedeva se ce l'hai, poi... Non ce l'ho. Preparato, no. Tratterremo la pelle attaccata al corpo. Preparato, no. Ho ancora una piala di olio, non ho mai extra. Vedi, ne ho due. David Lindagen! Cosa David Lindagen? Amorosa sta guardando il film dove c'è David Lindagen. Lovattoli. Che sta parlando? Andiamo... Sta parlando cecoslovacco, sta parlando. Allora... Però se, speriamo allora che non sia profonda. Quello che possiamo fare è sicuramente possiamo comunque guadagnare tempo, perché al ritorno posso comunque lanciare il circo del teletrasporto e ritornare a Mitros o in altro posto tipo l'isola di Andros, eccetera, in tempo istantaneo praticamente. Quindi è solamente un viaggio di andata, viaggio di ritorno è... Bene. Il problema è se speriamo non sia troppo profonda la tana, perché quell'orb ci serve. Allora. Ok. Ok. Me la sono riguardata, intanto me la sono guardata. Stavo guardando un'altra roba, se c'era qualche incantesimo che possono avere. Valus non ce l'ha, mi pare, il... Non respirate nel microfono. Si è mostrata inutile per il resto della campagna, ma Freedom of Movement. Ha anche Freedom of Movement. Quindi a uno però Freedom of Movement lo può fare. A uno lo può fare Freedom of Movement. Io ho ancora una fiala, quindi posso andare sott'acqua senza problemi con quella. E io vi aspetto su, ragazzi. Andiamo io e Corrad. Andiamo tutti. Da quello che ho capito, andate tutti in forma di nuvola. Provate a vedere quant'è la profondità. Quindi, e poi diventa troppo profondo la discesa. Io e Stavros vi aspettiamo su e voi due scendete. Esatto, quello che intendo. Questo è io perfetto. Potrei andare anche in una forma animale, come dire, abissale. Che in modo possa andare in profondità. C'è l'unica, lo sai benissimo, l'unica forma animale evoluta e convergente di tutto il creato, il granchio. Quindi... e blu, ovviamente. Penso che il granchio a una certa profondità si schiaccia con la pressione. Lo so, no, però ci sono quelli abissali, quelli abissali ci sono. Sono orribili. Vabbè, ma al massimo mi divento un Dragon Turtle. Puoi, a posto. Ah, giustamente. Potresti anche proteggerli, gli altri, ingoiandoli. Assolutamente, riporto dentro senza...
Bene, forma di uvole andiamo? Ok, allora, siccome non voglio farvi tediarvi con... Io immagino che quella tana, una volta il pericolo era che magari più tempo ci passavi e più rischiavi di trovare il Kraken. Allora, c'è il tesoro. Viene con voi anche Vallus, per la questione, cioè Vallus viene con voi, vengono con... quanti ne puoi lanciare, a quanti lo puoi lanciare il Windwalk? Aspetta. C'è un limite, non me lo ricordo mai. 8 o 10. 10. Allora, 1, 2, 3. Pythor, Kira, Vallus, Aurin. Se vuole Bulbug. Vuol venire anche Bulbug? Volete anche Bulbug? Stare dietro adesso Bulbug. Ah, ormai non lo lascerei più il nostro Bulbug. Fate un eroe. Come volete? Allora, lui è un po' provato, stavolta sta iniziando ad azzannare dei pezzi di ciccia anche grossi anche per lui ormai, Conduci la nave in porto e riposati. Ok, lo metto sul vostro conto la locanda. Sire. Io telematicamente chiedo a Corradi mentre andiamo, visto che lui aveva avuto tutte le informazioni sul terrastre, sì. Sull'altro drago non avevamo avuto nulla, no? Sì, qualcosina... E sì, gli chiedo se in qualche modo c'è bisogno di attacchi magici per far male a questi mostri che dobbiamo ancora incontrare. No, le leggende non narrano di particolari difese... di particolare robustezza della pelle di questo drago. Non escludo che sia comunque resistente a delle armi non incantate. Il drago volevate? Il drago, so che è un drago degli inferi, che è debole alla luce solare, è immune, non è immune a charm, a vista cieca, immune al fuoco e ai danni necro, e il suo soffio porta in vita delle ombre. E basta, non sappiamo. È immune al fuoco. È immune al fuoco e al necro. Probabilmente è un drago rosso d'ombra. Ok. E allora una roba. Ok. Quindi le leggende non narrano di un particolare spessore della sua pelle. Quindi non vi portate dietro Bulbug. No. Ok, quindi siete voi più i draghi. Detto in altro termine. In altri termini. Voi i quattro draghi. Voi e i quattro draghi. Arrivate all'isola del drago, con i draghi, e vi ricordate immediatamente dove era situata, toglietemi il cerchietto, grazie, esattamente, l'isoletta dove... Contando che Clice è la mia casa, immagino che so effettivamente dove sia, no? Sì, ma l'avevate già incontrata la prima volta che l'avete trovata, perché avevate trovato su delle rocce dei simboli che rappresentavano o Cthulhu o il Kraken, uno dei due. Per fortuna era il Kraken. Per fortuna. Era già questa la tana di Cthulhu. Esatto, adesso è arrivata... C'è scritto per Rilè, cartella con la freccia che... Iniziate a immergervi, quindi trasformate dalla forma di nuvola, casta su Telperion, su Corradin il Freedom of Movement. Andros si cosparge d'olio i muscoli. Te lo spargi preventivo o aspetti, chiedo? Posso metterlo anche mentre sono in acqua? Effettivamente un po' non ha senso mettersi l'olio in acqua, no. Mi faccio preventivo. Ok, luce? No, io ho la luce dei pugni. La lanterna light. Anche le lanterne fatte. Avevate anche le lanterne, quelle lì da Monster Hunter a fianco, sì. però io ho la luce nei pugni e mi piace come cosa, cioè ci ho la luce nei pugni. Andros con i pugni illuminati è fighissimo. Mica tanto quando ti vuoi riparare dal sole che t'abbaglia, cioè come cazzo ti ripari così, col gomito. Bella che è luce solare, quindi dal drago
mi sa che mi tira giù i primi due turni, vado giù io. Il fuoco prometeico è luce solare, ragazzi. Mio Dio. Sa che ti starà lontano e basta. Ok. Dicevo, mi abbatto subito, una delle due. Non credo se abbia possibilità di abbatterti subito. Iniziate a scendere, 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 scendere. Scusatemi, volevo prendere prendere una delle immagini del... Eccolo qua. Me lo tolgo l'olio. Dov'era asset... Che anche se non ce l'ho pronta, l'immagine in realtà ce l'avevamo. Campagna. Ed era abisso. Ci abbiamo fatto un'intera parte nell'abisso. Ma scusate, perché di Oil of Slipper in S ce ne sono 7 nell'inventario comune? Scusate, io ne ho preso due. Perché li avevate usati un giro? Non li avete scalati dal... Ok, quindi ne restano ancora 3. Io ne ho presi 2 e l'ho scalato 1 l'altra volta. Ah, tu ne hai presi 2? Sì. Allora, ma non adesso, abbiamo... l'altra volta. Quindi il fatto che ce ne siano ancora 7 vuol dire che ne abbiamo ancora 7? Forse ne abbiamo già usati altri 3, quindi almeno altri, se lui è l'unico che li aveva cavati, togliene 3 da quelli lì, ne avanzano okay. Altri 4. Vabbè, allora lo metto anch'io preventivo e anche Stavros. E anche Stavros. Allora, allora andate giù quanti. Tutti. Andate giù tutti. A questo punto la compagnia rimane unita. Tutti sì. KO. Oh no. E li finiamo e diciamo che li abbiamo finiti gli Hollow Sleeper. Ok. Yeah. No, perché ne restavano 4, no, ne resta uno. E tu non usi perché stai usando fatto Freedom. Tanto ci vuole 10 minuti a metterlo, quindi il fight non è molto utile. Sì, però... vi danno una mano i rispettivi draghi. Perché non si vede una ceppa? Perché non c'è nessuno con la... Ma tu dovresti avere la luce. Io ho luce, se sono... Forse non hai attivato le linee di vista, non hai attivato le luci. No, mi ha creato la mappa ma senza un tubo. Aspetta, provo a mettere un ambient light, ragazzi. Perché ha la maschera. È carnevale. No, l'ambient light ha la maschera. Light markers. No, ambient light. Sunlight. Oh. Wow. Ok, l'ho rimessa. Ok. Scusate, vi butto in mappa e poi Stavros e Telperion, voi quattro. Perché scendete per parecchio tempo, contate che arrivate a, per arrivare sul fondale, a circa 1000 metri. Quindi è quasi una discesa come quella che avete fatto per arrivare all'abisso. Quasi, in realtà è un pochino meno, perché quell'altra era anche un po' di più. Però... arrivo, Oil non oil. Aspettate. Oddio, adesso c'è moglie Kraken e 3-4 figli Kraken. Ragazzi, la cosa carina è che a questi livelli, stavo pensando, non è nemmeno necessario che io tiri o che vi chieda di tirare. Mi bastano le passive, ragazzi. Quindi che cazzo tiro che c'è? Ah no, però ti sei riequipato lo scudo, no? Ho solo 26. Di passiva? Sì. Ah. Scusa. No, 31. Allora dove cazzo vai quello con 26? Ma fa... Cioè, mi viene voglia di killarvi così, dice, all'improvviso arriva un buco di culo extradimensionale che vi fotte tutti, cazzo. Cioè, 26, scusami. Okay. Ho preso un talento per aver preso. Sì, sì, hai preso anche un talento, ma adesso te lo... prendi anche in quel posto perché cioè, no, cioè, fa dice... c'è sul muro scritto piccolissimo così sì no sì sì sono quelle robe no,
Master che si fa i dubbi, no? Però dicevo, la cosa carina è che non ho bisogno, cioè mi basta fare la conta di chi c'è e chi non c'è. Se c'è, non devo ti far tirare, si becca. Cioè il pure 22, quindi. Dicevo, arrivate a, quando vi avvicinate ormai verso il fondale, intravedete un cunicolo, un varco. Dico cunicolo, in realtà sarebbe più giusto passaggio grotta, perché è un cunicolo per il Kraken, quindi comunque ci passa una gargantuan lì dentro, ok? Che ci passa a livello serpentino, quindi potrebbe essere tipo... ma minimo una large ci passa, minimo. Okay. Quindi è un'apertura di circa 5 metri, fate conto, come diametro. Nel punto più stretto quando vi avvicinate. Lo percorrete per poco tempo, fino a che, risalendo, non uscite in una specie di stanza completamente sferica e ricoperta di argento. È una stranissima sensazione, perché siete come dentro questo specchio sferico all'interno a cui vi trovate, in cui vedete lontanamente le vostre immagini enormi, sfocate, che si riflettono in qualche modo. Allora, c'è anche un vedete che è chiaramente presente il tesoro, quello lì del Kraken, e a guardia di esso, e no, non vi faccio combattere, perché c'è permanentemente a guardia di esso un Nikalot. Ok, uno. Bene. Ok, quando vi vede adempie al suo dovere, al suo contratto, lottando contro di voi fino alla morte, cosa che avviene tipo 12 secondi successivamente dall'inizio del combattimento. Ma perché c'ha le immagini, quindi sì, ma siete in 4 di 18 contro un Nikalot singolo, ve ne scagliavo 6, ve ne scagliavo 4 o 6 alla volta con le immagini, che non andavamo oltre il round 4 o 5, quindi ragazzi, lo polverizzate, cioè polverizzate. Lui vedete che vi attacca con le sue immagini multiple, ma tra il mulinelli di attacchi di Andros, Telperion e Corradin, che gli spara come una mitragliatrice, cioè proprio lui le evoca e tu. Le tre immagini spariscono, dopodiché viene sterminato. Pugno sul cranio. Complimenti, hai fatto un nuovo record. Allora... voglio vedere se trovo la roba, perché non so se ho la... via tutto. No, non so se ho il tesoro già pronto, per cui parcelle, cerchiamolo all'interno di Dragon Lords e mettiamo Kraken. Allora. Allora, ce ne sono due che ce li ho. E uno è, vedete, un globo. E c'è un cubo. Qualcuno accende Detect Magic? Chiedo. Non ho Detect Magic, però tipo il cubo lo vedo, lo tocco con la bacchetta di Identify. Io no. Nessuno ha le Detect Magic? Sì, lo posso fare io con un rametto di whisk. Allora. Spanato. Cioè, vedete che quelli sono i rametti di vischio dell'armata svizzera, quelli lì tipo ce l'ho. Ma siamo sott'acqua alle alghette di vischio. Esatto.
Allora, questi sono i due oggetti che più emanano influenza magica. Lo tocchi? Lo identifichi al volo? Allora, è un altro cubo dei portali. È un altro cubo. Quindi, l'altro è Non ti si è sentito se hai parlato. Non ti sentiamo? Sei muto? E adesso? No. Adesso sì. Non è muto, ma parla a bassa voce, quindi non si attiva. No, la mano davanti al microfono. Dicevo, peccato. Ah, ok. Perché peccato? Perché non è il coso dei draghi. La sfera ce l'ho, è quella che ho sotto braccio, ma un artefatto non posso identificarla. Ah, ok, buon pasto. Allora, dicevamo quindi il cubo e l'altro oggetto. Un attimo. E l'altro, l'altro oggetto è una sfera. Ok. È una sfera. E aspetta un attimo che volevo farmelo qua. Ok. Che almeno ho anche messo le proprietà random. Di contante, vogliamo prenderci un po' dell'oro del Kraken? Da dire, siamo a corto di comprare. Provi a identificarlo. So che è un artefatto, ma comunque ci provo. Allora, ok, tanto era per capire se lo consumi, perché non riesci a identificarlo questo qua completamente. È un bisogna entrare in sintonia su questo qua. Uh-huh. Non c'è modo. O fare Legend Lore. Però ne esistono, mi verrebbe da dire che non so dirti se il Legend Lore funziona, perché non è un oggetto univoco. Ti posso dare con... Però ce l'ho in mano. Sai che più lo conosco e più ho informazioni. Avendocelo in mano adesso... Ok. Siccome sono 5, giusto? Sì, sarebbero uno... In realtà i draghi sarebbero uno per drago cromatico, gli orb... Of Dragonkind. Di che colore è questo? Allora, no, non è rivelato, non è in base a quello. Non è un colore dell'orb, però ognuno di essi è a che fare con i draghi. Allora, e questo è... Vabbè, dopo me lo dici se lanci il Legend Lore. Dopo serve l'incenso, devo accendere l'incenso. Se accendi la cosa, dopo ti posso dare la risposta su queste cose. Intanto ve lo metto nel party sheet, queste due cose. Com'è che si faceva? Devo trascinarle? No, non c'era il tastino per trascinarle in automatico. Che cos'è smorzapietra? Quello che è lì da prima che cominciasse. Madonna, che casino. Un sacco di roba. Non è una tipo una pergamena o una... Noi abbiamo preso delle pergamene che abbiamo lasciato lì perché erano praticamente non utilizzate. Nessuno può usarlo. Probabilmente no. C'è un anello non identificato perché c'è un fine ring. Allora, ok. Crystal Orb. È vero, dice Advanced Effect on Fine Ring. Dov'è Fine Ring? Identifichi il Fine Ring. Va bene. No, non è... è già identificato. Credo che fosse la copia di qualcosa. Un anello di... È un anello, non ha identifiai sopra, non ha... È proprio un Fine Ring. Che brilla? Altre cose che brillano? Allora... Dai, rolla, è la tabella. Perché c'è la roba di rollare stavolta. Ce l'hai la tabella? La parata di cavala... Ce l'hai la tabella su Fantasy? Sì, lo so che ce le ho. Table. Allora, sono parcel, giusto? Sì. Dentro le parcel all e... no, dentro tabelle è proprio. Tabelle, c'è table. È dentro table ed è... Howard, con l'H. Howard. Aspetta che lo metto Dungeon Master, lo metto sotto Dungeon Master Guide perché me ne escono. Però aspetta, perché tu hai una cosa... perché è solo Fitzban che ti dà gli Howard dei draghi in base al tipo.
tipo. Ma questo non è un drago. Non è che il sul manuale che ha pompato il Kraken c'è anche il tesoro del Kraken pompato. No. Allora. Dov'è il Dungeon Master Guide? Oh. Boh, io ho tirato un berserker. Che tesoro berserker. No, devi scrivere Howard. Ce l'ho Howard, ma mi escono fuori tutti quelli di Fitzban. Eccoli qua. Trovati. Treasure Horde. Eccolo qua. Challenge, quello che mi è segnato qua. Lo faccio io o lo volete... No, tiralo tu. Sei il master. Devo tirare 12 volte. Allora... E aspetta prima di farlo. Siccome... Dipende quanto tempo ci passate lì sopra a cercare. Quello che serve. Okay. Ah no, ti crea dei parser. Effettivamente cambia l'output non in chat. Ma in story. No, non in story. In story. In story mi mette, te lo mette in una nota. Ok, allora sì. Posso fare... Aspetta che mi faccio. Mi creo una nota master. Allora, mi creo una nota... dov'è qua? Tesoro Kraken. Bravo. E mi faccio una nota tesoro Kraken. E poi ci butto dentro nota. Tutte le note che arrivano. Sì. Le butto lì dentro. Ragazzi, potremmo anche trovare degli oggetti che ci possono essere perfino utili. Vado, inizio a tirare, ragazzi. Perché 12 volte su questa roba qua. Tira allora. Una volta perché poi fa 12 milioni di tiri. No, me l'ha messo in chat. Fermi tutto. Annullato questo. Avevo detto story. Allora, andiamo qua. No, sempre in chat. No. Allora, e questo è uno. Tana niente galera. Era tanto che non beccavate così tanta roba. Contatemeli, due. Oddio. Cioè, ok, per i soldi siete a posto. Due. Non vedo oggetti magici, però. Tre. Perché non ce li dice, vediamo solo il risultato del dado. Ragazzi, ma se tu ci clicchi sopra... Mamma mia. Quattro. Questo è succoso. Quattro. Cinque. Questo smuggle oddio per un 95 è uscito ma 5 ho avuto bella 5 6 dopo ve lo rendo pubblico questo qua, ve lo condivido la nota. 6 una scholar cup più 3 7 un 86 buono anche questo. Ma che dico? 1, 2, 3, 4 oggetti. Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Madonna, quanta roba aveva questo. 50 secco. 8. Random runica ammunition. Cosa? 9, questo bassino, 23. Vabbè, però Magic Table. 10, di nuovo bassino. 24. 24. Ultimi due. Soffiate sui dadi. No, 32. Allora. Ultimo. Ma c'è un più 20? 81. Ultimo è andata bene. Allora. 89 sulla tabella. Oh cazzo. Devo ritirarne uno. Era uno di quelli scarsi. Perché ma... L'ho cancellato, sì. Devo ritirarlo perché mi ha cancellato il risultato. Ragazzi, c'è di quella roba assurda. Ma dov'è che la vedi? Se tu clicchi sul draghetto quando lui fa il lancio... Ah, ok, sul draghetto del lancio. Che fa vedere gli oggetti. Allora, vi condivido... Dovrei... Se lo metto qua, si vede? Se lo metto sulla chat? Tesoro Kraken. Eccolo sì, qua. Sì, note tesoro Kraken. Ve l'ho condiviso. Allora, andiamo a vedere. Non c'hai moduli per alcuni oggetti. Per alcuni oggetti non ce li avrai. Ok.
prima roba, un sacco di gemme, 16.000 monete d'oro, 1.400 monete di platino. Così. Cioè, ovviamente, ragazzi, non vi porterete via tutto, è una di quelle robe dove farete la spedizione... Ma in via di massima, tieni conto, io faccio il circo del trasporto, quindi pure se gliele mettiamo sopra un tappeto... cioè io immagino, avete presente, ritorni a Mitros che siete una sfera di gemme e gold con le vostre manine che escono a malapena fuori da questa sfera di oro. Cos'è sì, era, me lo chiedono dalla chat, erano 12 tiri su una CR1116. Poi il secondo tiro, altri 14.000 gold e 2.000 monete di platino. Ci sono dei silver calis con moonstone. Da quanto ti servono i calis? Per il rosfista 1.000. Da 1.000? Oh, allora non ti vanno bene perché sono da 750 questi qua, quelli silver calis con moonstone. Altre 12.000 monete. Aspetta. Diamanti li prende, nel caso di questo. Questo è bellissimo! Cos'è lo Snuggle Beast? Me lo condivido. C'è il pupazzo del Tarrasc. C'è il plushy del Tarrasc dentro. Cioè, proprio è uscito fuori fra parentesi Tarrasc. E ci sta che si è tenuto. Lo prendeva per il culo su no, queste aspetta, cose qua. C'è anche quello del drago. Lui, secondo me, li teneva per controllare i suoi nemici. I suoi hanno degli effetti. Hanno degli effetti questi qua. Il. Allora, tra l'altro serve il... Non serve il l'attunement su questo. Cosa fa? Allora, questo qua dice, quando una creatura ripiglia hit point alla fine di uno short rest, spendendo uno o più punti hit dice, sì, ne riguadagni extra hit point se hai fatto il riposo breve tenendoti il plushy addosso. E questo qua, questo del Tarrasc, ridà 4 di 6 extra. Devi consumare almeno un hit dice per innescarlo, però ti becchi 4 di 6 extra. Bello. Ok. Scusatevi, però l'idea è bellissima, l'idea che il Kraken si tenesse il pupazzotto del suo amico rivale, quello che è altra bestia dell'apocalisse. Ormai vabbè, canon questa roba qua. Qui ci sono solo gioielli. Allora, nel terzo ci sono un sacco di gioielli. Guardo solo se ci sono. Provate anche voi, buttateci un occhio se vedete diamanti o robe 12.000 simili. 12.000 monete. Sì, i soldi non li contiamo più, 12.000 monete d'oro e 2.100 di platino. Ragazzi, è iniziata, siete in un'economia di forse scarsità qua sopra. Dovrete, si commercia con il pane perché ha valore, le monete d'oro e le monete di platino non valgono più un cazzo. Allora. Un Nulchalk. Allora. Il Nulchalk non ha attunement nemmeno questo. Che cos'è? Allora, ve lo condivido. Il gessetto del niente. Allora, c'è una tabella. Dovrei tirare quanti ne contiene dentro. Lo facciamo poi una volta se li usiamo, queste robe qua. Ragazzi, ve li racconto, li troverete guardandole queste robe qua, ma è carino vedere qual è il loot, anche per decidere poi se li volete usare. Allora, con un'azione puoi toccare uno dei gessetti, cioè puoi toccare con uno dei gessetti a terra, un muro o un soffitto per creare una linea che è fino a 50 feet, feet lunga e un feet spessa. La linea si estende dal
punto che hai toccato in una direzione e forma di tua scelta, puoi metterla in quello che vuoi, cioè puoi disegnare quello che vuoi con quella linea fondamentalmente, e vabbè, e poi si disintegra. Che cosa fa la linea? Gli effetti magici non possono varcare questa linea. Cosa? La linea, gli effetti della linea si estendono per 20 feet perpendicolarmente dalla superficie in cui la linea è stata disegnata. Quindi è un muro alto 20 feet di antimagia. Allora, i bersagli oltre, oltre portata sono considerati come avere, sì, perché avere full cover per, la, per, il, per quanto riguarda l'essere targettati da spell. Tira quanti ce ne sono, è fortissimo. Volete tirare voi? Tira Conradin, dai. Ah, aspetta, aspetta, non è finito, aspetta, aspetta, vabbè, no, che tiri? Ce che... sono 78. No, la tabella devi tirare col cazzo, è un D4 più 1, tira un D4. Ce ne sono 78. Ce ne sono... 4, 4, ce ne sono 4 gessetti qua dentro. Forte. Tra l'altro, aspetta che lo modifico direttamente qua. Ci mettiamo dentro l'Utaria e poi sbarla. Da. Ma anche se dovessimo affrontare gli dèi, sai che gli dèi sono empirei che lanciano incantesimi potentissimi. Scusatemi un attimo, però allora faccio una bella roba. Gli oggetti magici già li metto dentro. Nunchuck, che mi piace il nome che continuo a dire Nunchuck. Nunchuck. Due pupazzi di drago. Allora. Allora, c'è un null chalk, da 4. Dovevo rimettervi anche il plushie, giusto? Sì, ma dov'è che li metti? Li sto mettendo nel party sheet, ma metto solo gli oggetti magici, ragazzi. Lo Snuggle Beast e... ma non sono neanche... non sono identificati. Sì, però io ce li ho, intanto ce li ho e poi... Ok, sì, eravamo al quarto, giusto? Sì. No, adesso devo fare il quarto. Allora, allora brucia, statuette, tutte robe da 750, un'arpa. Gold War Mask è bellissima. La maschera da guerra dorata, sono uno Stormcast. Esatto. Se te la metti escono fuori degli spuntoni d'os. Che vanno a bucarti dietro nel cranio. Un vampiro immortale. Ci sono un paio di arpe fighe. C'è il maglio della possanza del mastro di forgia. Questo lo regaliamo a Volcan. Ok. È una leggendaria. È bellissima, ignorantissima. Guardate questa qua. Ha l'incudine addosso, è fantastica. Ho riso come un coglione, scusatemi, ma è geniale come cosa. Cosa fa che la voglio? Allora, è bellissima, scusami, mi devo riprendere. Ti piglio a incudinate in faccia, è una soddisfazione mastodontica. È proprio grezza. Allora, ti dice: innanzitutto richiede una forza 17 o superiore per essere utilizzata quest'arma. È un'arma più 2. Ok. Puoi usare una bonus action per dire la frase accendi la forgia. E fa sì che si scaldi l'incudine, sì. Dà una luce da 20 feet e altri 20 feet, dà un dado 8 extra di danno da fuoco, fin tanto che è accesa, sì. E ignora le resistenze al fire damage. Le fiamme durano finché non dai l'altra parola, spegniti.
Allora, poi non è finita, eh? È grossissima sta roba. Puoi usare il martello per castare o creazione o fabricate, o creation o fabricate, usando un'azione invece del casting time normale. Creazione è di sesto livello quando fatto in questo modo. E i materiali fatti da creazione possono essere usati per il fabricate. Okay. Ok, bella combo. È una bella combo, cioè perché fai la roba e poi li, cioè crei l'oggetto, cioè ho bisogno di ferro per fare quella roba col fabricate. Ok, ce l'ho. Bam, bam, lo fai con due azioni, lo fai. Ah, inoltre se ti dà anche Mending come cantrip, se non ce l'hai. La restrizione ti dà altri 5 feet extra per le dimensioni che puoi usare riparametalli. Ah, quindi da 10 invece che da 5 feet? Esatto. I check fatti con gli Smith Tool hanno vantaggio. Ragazzi, è un'arma da Vulcan questa. Sì, sì, è sua. Ah, quest'arma fa un 2d8 extra di bludgeoning a costrutti e strutture. È bellissima, cioè è meravigliosa, scusate. No, ragazzi, è bellissima. Come arma è meravigliosa questa qua, eh. Ma anche solo, scusatemi, io fossi anche solo o un guerriero o un barbaro, prendere a schiaffoni in faccia con questo è da massima soddisfazione. Ma guarda che ci sto pensando, è che il Glaive di Sidone è ancora meglio, purtroppo. Allora, è bella, però guarda che è allora, come stile... Secondo me, per ignoranza batte quella di Steel Sidon. Per ignoranza. Però mi sa che è più da Pytor che da me questa. Può essere, ma anche da Vulcan, Vulcan. Anche cioè, da Vulcan. Questa è un oggetto che Vulcan è esattamente fatta per Vulcan. Sì, sì, c'è scritto anche Best Grandpa Ever. Cioè, hai il Fabricate. È proprio. Cioè, è un Vulcan, nano ci sbava. Se aveste un nano ci muore su questa roba, sì, qua. Sì. Beh, ok, Vulcan's Beacon. Allora. Prossimo. Bella. Comunque è già andata bene, il loot così, eh. Solo la per il per plush. Allora, 3, gemme. Ok, uno Scholar Cup più 3. Allora, lo Scholar Cup è questa roba pomposa. Quindi vi siete beccati il molto raro. Allora... Da più 3 agli intelligent check e saving throw. Questa richiede attunement, però, eh. Però più 3 ai check di intelligenza e saving throw non è male. Non è brutta. Non è brutta. Per Conradin, ai check, perché. Ricerche, se la mette. Ma è più forte la benda per me perché io ho int 10. Ah, già giusto. Quindi la. Cioè, beh, è l'equivalente, scusami una roba. È l'equivalente di avere un 16 di intelligenza con questa, effettivamente. Ma il cerchietto mi dà 19. Effettivamente il cerchietto. Però in più, inoltre, quando ci vorrebbe almeno una settimana per ricercare un soggetto, lo finisci, è molto rara, 3 giorni prima. Togli 3 giorni da ogni settimana di studio che dovresti dovuto fare. È tanta roba questa per un mago. Ma no, anche quando facevate tutte le ricerche. Quando sarebbe servita quando facevano le ricerche alla biblioteca. Di mezzi tempi più o meno. Sì, la metto. Bello anche questo. E andiamo a vedere il prossimo. Qui abbiamo un sacco di oggetti magici. 4. Allora... sto guardando sempre se prima ci sono delle... No. Io mi prendo il pettine. Ha fatto a drago con... Te lo metto nel... No, sto scherzando. Quelli non li prendo, però mi immagino di prendermi il pettine così mi pettino con un drago, visto che io sono un semidrago. Ci sta.
Allora, anche i Blood Pact Pendant sono un oggetto magico. Esatto, sono quattro gli oggetti magici. Allora, Blood Pact Pendants. Oh ragazzi, scusatemi, no, anzi non mi scuso, secondo me è divertente anche vedersi ste robe qua in live, era, perché non, era tantissimo che non facevamo una cosa un del bel genere, loot, un sacco. Un bel loot. Allora, così vi vedete anche le immagini. Allora, vengono a coppia questi qua, quindi vuol dire che c'è una coppia di questi qui. Richiede attunement? Dici sempre quello che è molto importante. Non richiede attunement. Allora, tu e l'altro che tenete le collanine, stabilite un legame di sangue. Quando fai, dovete entrambi concordare su un numero di punti ferita da sacrificare in modo permanente dal vostro massimale di punti ferita. Vi assorbe fondamentalmente in modo permanente, cioè le gocce di sangue vanno a finire dentro nel pendente. Che la gemma normalmente sarebbe biancastra, bianca, e quando man mano la assorbe assume il colore del sangue. Ok, vabbè, tutto è descrittiva. Quando entrambe le creature indossano i medaglioni e sono nello stesso piano di esistenza, sono protetti dal patto fino a che una delle due creature è cosciente. Quando una creatura muore, è immediatamente resuscitata con due dadi da 10 punti ferita più il doppio del numero degli hit point che si sono sacrificati. Ne metti uno, è un res automatico. Allora, però attenzione, non è così figo. Quando una creatura viene resuscitata in questo modo, l'altra creatura va immediatamente a 0 punti ferita, resa inconscia e mette fine al patto di sangue e vi ridà i punti ferita massimali. I pendenti si spaccano. Ok, sono usa e getta. È un usa e getta, però non richiede attunamento questa roba qua. Cioè, stilisticamente lo apprezzo molto questo. Molto bella. No, in realtà è comoda, lo fai il patto con qualcuno che rimane al sicuro. Così. Muori al posto zero. Mio. No, tu vai a zero. Lei va inconscia, però magari è in un posto dove può essere curata subito. E tu torni in vita. Certo, assolutamente sì. Però sei bastardo, in realtà è fatto per garantire che tra te e una persona che ci tieni, se quell'altra va giù, la mantieni in vita al costo tuo. Non è rapisci un bambino e mettigli il gioiello al collo, il primo bambino che passa, mi raccomando. No, io stavo pensando... Sì, vabbè, ma che te frega, tanto 2 di 10 più il doppio di quei 4 HP, basta tornare a voi, cioè... Anche se, voglio dire, nessuno sacrificherebbe, che ne so, 20 HP, per dire. A parte che lo ammazzi l'altro. Io volevo farlo col conosco. Dalla chat suggeriscono, Stavros lo farebbe. C'è già Giuseppe che sta valutando su quale orfanatrofio di Maitros dare il premio per il del signore di Maitros. Vieni qua. Venite qua. Vi facciamo fare un turno, un giro di... Più religioso, il più spirituale. Esatto. Venite, fate una visita al trono d'oro dell'imperatore. Voi mille fanciullini avete, che siete molto dotati, avete vinto
ricevuto questa visita al trono d'oro dell'imperatore della Terra. Oh, che bello, che bello! Madonna. Stavros nuovo emperor. C'è il troglodite che ha ucciso, il troglodite dei bambini che ha ucciso. Ormai Stavros è veramente di emperor. 10 anni fa. Guarda. Cioè, cazzo, dalla chat, Stavros, ti sei fatto una nomea, sappi Giuseppe, perché dalla chat suggeriscono, sì, non solo, cioè direbbero, è l'unico caso in cui farebbe brucia su se stesso, per cui mi do fuoco, mi sacrifico, resto e muore il bambino. Il bless agli altri è per combo! Tanti nomi. I signori, bambini, c'è qualcuno che pensa ai bambini, certo. Voi della chat che date questi suggerimenti avete capito tutto. Voi avete capito? Noi ancora ci illudiamo che sia il sovrano buono di mare. Non avete fatto sacrificare un marinaio. Ma aspetta, perché secondo me Stavros farebbe una cosa ancora peggiore. Prenderebbe un bambino, gli farebbe fare il sacrificio a lui e tipo al Torrasque. Poi per farmi brucia sul bambino. Così il Tarrasco va a zero. E poi lui fa. E poi. No, aspetta. Perché a zero non zero ma non morto. Cioè a zero stabilizzato. E esatto. Poi Stavros fa. Zic. Punti XP miei, eh. La kill è mia. Il bambino che brucia. Diciamo che questi pendagli sono bellissimi. Molto da storia, molto da roleplay, secondo bisogna me. Bisogna decidere chi avrebbe il coraggio di usarli. Allora, andiamo avanti. Stavros non sarebbe male per Stavros. Stivali di Dendallen. Allora, facciamoli vedere innanzitutto gli stivali di Dendallen. Attenzione, allora, richiedono attunement, premetto. Ok. Non so, allora. Leggendari? Oh, questo lo volete, per fare cambio con una delle vostre robe. Allora, fin tanto che indossi... so già che Achis li piglia questi, Andros. Fin tanto che li indossi, hai una velocità di volo pari alla tua velocità di camminata e puoi stare fermo. Ah, però no, aspetta, forse no, perché puoi stare over up to 20 feet from off the ground, quindi puoi stare a un'altezza massima di 20 feet, forse no. Lasciando una leggera traccia di ombra dietro di te. Inoltre, però questo, quando fai l'azione di dash, ti muovi di 10 feet extra. Questi da monaco non sono male. E a 4 cariche, ne ribecca un D3 più 1, puoi usare una bonus action e spendere una delle cariche e ti lanci Expeditious Retreat. Quindi altri 10 feet. Sì, cioè il monaco Andros non lo vedete più. Andros diventa The Flash. Perché già adesso è lento. Oppure... Oppure puoi castare Misty Step. Ma cominciare con questo. Non è malvagio. Guardate che non è malvagio. L'unica limitazione è che l'altezza massima è 20 feet. Contro il drago 20 non basta. Quello è vero. Però per il resto sono degli oggetti. È un oggettino. Col torrasco e 20 potrebbero bastare. È un oggettino di per sé che ha il suo interesse. Perché. Dipende a che altezza sarà portato il terrasco. Ok. Belli sti oggettini, non mi ricordo da che manuale li sto pigliando, però questi qua non sono quello di base, non è quello di base. Griffon Saddleback Book. Esatto. Ho attivato un sacco di manuali, ragazzi. Allora, Nightstalker Canabo. Questo mi piace come nome. Allora, sarà... Allora, andiamo a vedere che... questo è, ma per me è una variante di... Tetsubo. Sì. Allora, vediamo che ignoranza ha questo qua. Allora, è un maglio, un great club. Arma due mani, bene. E dei bulbug. Allora, apparteneva in origine a un Oni che celleva nel sotterfugio. Allora, è un'arma più uno. Eh...
Quando colpisci una creatura che sta dormendo con quest'arma, gli fa un 2 di 8 extra psichici. Così, è il bonk, la sveglia questa, la sbonk. Ah, Night Stalker, l'ho capito. Cioè, io ci vedo che c'è il doge, c'è il doge con quest'arma qua, adesso gli mettiamo. Inoltre, quando fai un 20 su un attack roll, la creatura deve fare un tiro salvezza di C16 di costituzione, o cadere addormentata fino alla fine del prossimo turno. Dormi, sveglia, dormi, sveglia, dormi. Perché dormi? Ma perché dormi? Beh. Molto carina. Forse mi interessa di più. Ok. Vabbè, quando la creatura è... ti specifica che mentre la creatura dorme, per questa cosa qua è considerata unconscious, quindi hai accesso a tutti i tiri, cioè il tiro è con vantaggio, eccetera, eccetera. E hai il critico, cioè il... hai il critico automatico, però non è un 20, devi fare il 20. Vabbè, non funziona sui non morti e quelli che non possono dormire. Hai le due mani, non è forte. Ah, già, è vero, non è forte. Ha anche tre cariche e ne guadagna un di tre. Scommetto che c'è sleep. A dusk. Allora, no. Allora, per una carica ti dà... Sì, c'è anche quello. Ti dà invisibility solo su te stesso, per una carica, o sleep di terzo livello. Allora, a questi livelli in cui siete voi, no. È un NPC carino. Da NPC è proprio la sbonk definitiva questa cosa qua, è proprio... ti insulto. Allora, poi abbiamo Monster Bane Lasher. Allora, e sarà un frustone. Bellissima. Allora... dice che è fatta di metallo e ha 7 rune sul... è una frusta di metallo. Sembra... com'è che si chiamava? Omega Red. Mi ricorda i tentacoli di Omega Red. Per chi si ricorda gli X-Men, quelli vecchiotti. Allora... ah no, è una frusta di Mitral. Attualmente è ancora in X-Force, quindi addirittura adesso sono dalla parte degli eroi. È vero. Ma è dopo la liberazione dell'arma... è uno dei protagonisti X-Force in questo momento. Allora, è un'arma più uno, ok? Inoltre, fa un D4 extra slashing, questa, come arma, ogni colpo. Ha 7 rune, che corrispondono sembra a 7... sembra il bancai di Renji. Sì, ha 7 rune che corrispondono ai 7 tipi di danni. Acido, freddo, fuoco, lightning, poison, radiant, o Thunder, anche il Radiant, cioè gli elementali più il Radiant fondamentalmente. Quando colpisci una creatura con quest'arma, puoi incanalare una o più delle rune per fare 2 di 4 danni extra del tipo della runa. Ok. E la runa la puoi usare una volta al giorno. Quelle rune sono attive una volta al giorno. Però puoi dare un colpo, le attivi tutte le rune e gli fai 14 di 4 extra. Sì, aspetti di criptare e fai 28 di 4 extra. Sì. Male. Questa si chiama l'arma per il crittadino. Ti fai un crittadino con questa frusta. Carino, non credo che sia un'arma per nessuno di voi, no. Però molto bella, mi piace un sacco. Sono tutte carine di quel manuale lì, l'ho messo apposta. Allora, in tutto il loot c'erano quattro peluche. Il Nicalot l'abbiamo trovato che dormiva attaccato alla mazza con tutti i peluche addosso. Allora, nel prossimo ci sono... allora, c'è una Snuggle Beast del drago. Del drago d'ombra. E dopo ce n'è un'altra. Intanto vado questa. Allora, abbiamo una freccia più uno runica. Anche il Peppermint Shooter. Un attimo, li faccio vedere una alla volta. Allora, la freccia runica. Andros Weapon.
quale siamo di... Mi sono perso. Allora, quando una creatura che si sta concentrando su un incantesimo o un effetto magico è colpita da questa freccia, il tiro di costituzione, di concentrazione è fatto con svantaggio. Ok. Ed è una munizione più uno. È una munizione più uno. È una spezza incantesimi. Andros, prendila, sarà utilissima questa. Contro Lutaria può tornare utile. Allora. Anche contro gli dèi. Belle, comunque ragazzi, belle ste armi qua del Griffon Saddlebag, eh? Sono belline, cioè, bella ispirata, perché non è esagerata, eh? Però è bella. Allora, adesso abbiamo Peppermint Sugar Bomb. Io sto pensando all'incudine. Accendete i fuochi. L'incudine è veramente ignoranza suprema. Cos'è sta roba? È una caramella alla menta. Sentina. È una Mentos. Allora, questa mentina si dissolve nella tua bocca nel corso di un'ora. In un qualunque momento puoi usare un'azione bonus e morderla e romperla in una serie di piccoli e dolorosi frammenti. Ti becchi un di 6 di danni piercing da questi frammenti, ma sei temporaneamente incantato dalla caramella. Quando sei incantato, le tue armi piercing e slashing fanno 2 danni extra per ogni a ogni attacco. È un 2 bonus al danno alle armi slashing e piercing. Poi dura un minuto. No. Questa è una usa e getta, questa è una. Non ne abbiamo 2 perché ce n'era da un'altra parte. Sono 2 su questa pagina. Sono 2, vero? Sono 2 sotto il Black Opal. C'è la prima. È una quantitativa. Ah, è vero. Ce ne sono 2. Quantitativo. Però dice: puoi essere sotto gli effetti di solo una sugar bomb alla volta. Mentre se ne mangi una seconda, sostituisce la prima. E devi fare un tiro salvezza su costituzione per ti becchi il poisoned. Vabbè. Cioè, se le mischi, sembra quelle robe alla Witcher. Se ne becchi più di una, ti. Quant'è la CD del tiro costituzionale? 13. Quindi non vi becchiate un cazzo. Però la sostituisce, non tanto non ti becchi. Le posso prendere io, che sono l'unico che usa la slashing? È un peluche piercing, eh? Io contro il drago uso piercing. Perché? Ah, perché usi la. Mazza draghi, però. Tu prendine una. Allora, metto il secondo Snuggle Beast del drago. E attenzione! Potion of Spell Recovery. Aspetta, non so cosa fa lo Snuggle Beast del drago. Sono tutti uguali, cambiano i punti ferita. Del Snuggle Beast dovrebbe essere 3d6 invece di 4d6. Il Tarrasque è quello. Se io dormo con tutti e due pupazzi. No. Sì, non sono da Tournament. No, vabbè, vi darei che funziona quello maggiore. Sono 4, ce n'è uno a testa. Adesso non litighiamo. C'è un peluche a testa. Allora, lo Potion of Spell Recovery. Allora, recuperi spell slot con un livello combinato che è pari o meno a un D3 più 3. Quindi recuperi un D3 più 3 slot combinati come vuoi e nessuno può essere di 6 o più. Vale per gli spell slot di da 5 in giù. Però... quindi lo tuo cuore che possa servire per counter spell e cose del genere li puoi bruciare di più. Ok, soprattutto per Lutaria. Però è carino anche questo, carino. Adesso non l'avrai. Aspettate, voglio controllare di non essermi perso. Infatti mi ero perso qualcosa. Ok, questa era quella Snuggle Beast un'altra volta, quindi l'abbiamo vista. C'è un'altra Snuggle Beast ancora. E effettivamente andate a... C'erano tanti di quei peluche che facevamo. C'è un altro pettine di drago, eh. C'è un altro pettine di drago. Vabbè.
altra gold warmask. Le mask sono pieno. Allora, un companion band. Vabbè, questo è il collarino per il cane. Che cazzo è il collarino per il cane? È quello che in Baldur's Gate si avvicina per aprire la porticina del cibo. Sì, bella quella, secondo queste... No, è più figa, ragazzi. Allora, intanto richiede concentrazione, sì, richiede, scusa, attunement, oh, cioè, quindi non la prenderete, già lo so. Però puoi usare un'azione e fai apparire un companion spettrale entro 5 feet da te. Può essere un cane, gatto, uccello o comunque di quelle bestioline piccole. È traslucida, immateriale, ma sembra calda al tatto. Fa dim light in 5 feet. Rimane fino a che non viene dismesso, non serve azione, o fino a che non ti togli il collarino. Non è considerata essere una creatura, non occupa uno spazio, non richiede cibo, acqua o aria per esistere, è amichevole a te e ai tuoi compagni, sta per entro 30 feet da te e muove attraverso gli oggetti. Se non può raggiungerti, restare entro quel raggio sparisce e poi la devi rievocare. Il compagno spettrale, anche lui ha una versione di questo collarino spettrale. Allora, capisce le emozioni e gli intenti dei tuoi comandi, ma non può parlare e comprendere il linguaggio, quindi deve essere un qualcosa di comprensibile. Allora, se gli lanci un detect thought, senti solo amore provenire dal... Attenzione, però, se lo fai per... lo tieni attivo e lo riesci a mantenere attivo per 7 giorni consecutivi, il companion è permanentemente collegato a te e non serve più il... non richiede più l'attunement, il collarino. Ok, lo puoi summonare come una bonus action... E quando è collegata a te così diventa parzialmente fisico. Ragazzi, non serve a un cazzo. Ok. È per avere un cane che non muore mentre te lo porti in giro. Bellissimo. Ok, perché ti dice anche, guardate, verso la fine dice... può diventare parzialmente fisico per consentirti di fargli le carezze. Se muori, la band può essere usata per linkarsi a una creatura diversa. No, se tu muori, okay. Il compagno ti segue in qualunque vita dell'aldilà, ti aspetta e riappare se tu vieni resuscitato e lo risommoni di nuovo. Best dog, ti è porti dietro. È una roba flaffettosa da far piangere i giocatori, no? Quelli... L'avessimo trovata prima del time skip dei 5 anni, avremmo potuto farlo tutti e avremmo tutti l'animaletto spettrale. Sì, che poi non fa un cazzo, cioè non combatte, no, però è proprio fatta per... Allora, la candela di antiluce. Questo immaginiamo che cosa faccia la candela di antiluce. Ombra. No, cancellerà. Allora, questo non richiede attunement. Posso portarmi l'ombrello in schiaccio? Allora, questa candela, quando brucia, emana buio in un raggio di 10 feet. Può essere tenuta accesa per un'ora prima che si consumi e può essere spenta e riaccesa con una bonus action.
coprirla, è come l'elmo, vi ricordate? Coprirla completamente con un panno impedisce che si... è come se fosse luce negativa, ok? Okay. Una creatura con dark vision non vede attraverso questa oscurità. Andiamo a Bulbul. E la luce non magica non può illuminarla, illuminare. Basta, fa questo effetto qua. Di per sé non è niente di che, in combo con altre robe, mi verrebbe da dire, vale il Devil Sight? Secondo me sì, in questo caso. Di solito il Devil Sight queste qua le passa. Allora, andiamo al prossimo. Allora, abbiamo poi la Void Arrow. La freccia del nulla, del vuoto. Allora, Andros Weapon. Possiamo spedirla a Tala? Andros diventa una sorta di freccia verde. Sceglie la freccia in funzione del nemico. Allora, è questa freccia è composta di ombre dense, compattate. Una creatura che è colpita da questa munizione magica prende danno psichico invece di piercing. Non fa alcun rumore quando è sparata o colpisce una superficie, non lasciando alcun suono discernibile, sparisce immediatamente dopo aver colpito una creatura. Tipicamente vi dà l'equivalente del talento che c'è, che ha, ce l'ha il Gloomstalker, mi pare? È un talento. È un talento. Cioè, la possibilità di essere invisibile, di rimanere invisibile. Esattamente, se sei nascosto, rimani nascosto anche se missi il bersaglio. Ok, non è malvagia, è una roba più da livello più basso. Allora, un pacco Levy Bubble Sugar Bombs. Ah, quindi avete un pacchetto. Ma questo è diverso, sono le gomme. Queste sono le gomme. Sono queste sono le... E questo, cioè avete il pacchetto di Cic. Non richiedono un attunement. Contiene 5 cicche. Contiene le 5. Perché queste sono proprio queste sono proprio le cicche. Quelle quadrate e lunghe. Le cicche. Ragazzi, sto smettendo di fumare. Quindi le prendo io. Altrimenti, quando le esaurisci, dove le attacchi? Dove le butti per terra? Allora, no, questa cosa qua praticamente. Quanto è stupida. Ci fai il palloncino. Allora devi masticarla per un minuto prima. Dopo che l'hai masticata per un minuto, puoi creare una bolla e sei sotto l'effetto di Levitate e inizi a volare su. Queste sono da Harry Potter, ve lo dico, come oggetti magici questi qua. Anche troppo. E un po' esagerati come cagata. Questo sì. Ragazzi, però ricordatevi che c'è, ragazzi, non si gioca solo il D&D epico, c'è anche il D&D. No, ma sono carini, cioè alla fine dei conti questi sono oggetti che se giocassimo dal primo livello li potremmo trovare nei tesori e al primo livello sono anche molto utili in realtà. Alla pagina dopo c'è il fragliettini, tasti, tongue, twisty, sugar bombs. Io aspetterei a parlare. Allora, ok, immagino di la scena di uno che sta precipitando e mentre precipita la mangia. Però devi masticare per un minuto. Ci sono i biscotti del giorno del giudizio. Quello avevo già chiesto cosa sono i Doomsday. Allora, no, ragazzi, com'è quella campagna che si chiama? Quella dove avevano cacciato l'incantesimo? Quello dei maghi, sì, dove hanno cavato Silvery Barbs. È quello. Strixhaven. In Strixhaven è perfetto questo oggetto magico. Sì. È proprio da Strixhaven questa roba qua. Allora, siamo alla terz'ultima. Allora, un altro pettine d'oro di Draghi. Qua tutti pelati erano. Due ce ne sono qua dentro. Allora, c'è l'essenza della furia. Allora, Shero, perché merita. Allora, bellissimo. Ovviamente è una pozione. Allora ti fa ti dà la rage del barbaro di primo livello.
quindi resistenza ai danni ti dà la rage, allora ti dà, proprio dicono così, ti dà la rage della stessa, della stessa feature di un barbaro di primo livello, con le seguenti proprietà aggiuntive: se finisci il tuo turno senza aver attaccato una creatura ostile o aver preso danno dal tuo uno ultimo turno, non finisce la rage, ma ti becchi un D4 danni psichici. Non puoi, però qua c'è la sfiga, non puoi, non funziona se indossi armatura pesante. Non è più così bella. A te non serve. No, sì, a te serve per prendere resistenza ai danni. Ah, e quando bevi questa pozione, puoi, come azione, puoi usare una bonus action per fare un attacco. Andros, prendi. Ma io ne faccio duri attacchi io con bonus action. Se uso il flare. Nell'atto di bere, mentre la bevi, ti dà una bonus action. È che ti darebbe. Perdi un turno di danni. Ok. Prendila perché questa è utile. Se poi tu ce l'hai di classe tua che puoi usare una bonus action per fare altro, ma questo qua ti dice puoi, quando la bevi con una bonus action fai un attacco, un weapon attack anche. Non vediamo che era un antico dragone. La principale è che ti pigli la resistenza ai danni. Sì, e dura al solito un minuto. E non va via. Cioè ti becchi un D4 danni psichici, che è un cazzo. Sì, no, è utile, è utile. Cioè, averli a livelli bassi una rage che non ti va via e ti becchi solo un D4 danni psichici, il barbaro direbbe dammela. Dà anche il dado in più, che è il più 2. L'equivalente, ti becchi il più 2, il bonus al danno, pure. Non è poco, perché quando diventasse... mi verrebbe da dire, però, attenzione, non con gli attacchi di Andros. Sono basati su destrezza, non su forza. No, infatti non, i danni della rage vanno solo su forza. Andros non sfrutta il bonus ai danni, ma sfrutta la resistenza ai danni. Però anche solo per... Sì, non ti becchi il bonus, ma hai la resistenza a tutto, tutto tranne psichico a metà. Ah, perché questa qui ti dà la rage? No. No. La rage del barbaro di livello 1. E allora ti dà bludgeoning, piercing e slash. Sì, su, scusami, solo i fisici, fisici. Sì. Però è tanta roba, è tantissima roba comunque. Vi ricordo che il Kraken vi stava ammazzando di bludgeoning, Allora, l'altra Snuggle Beast, qua. Siete a... Ne avete 4 del drago e un Kraken. Io questi peluche li regalo ai bimbi di Maitros per rifarmi una sorta di credibilità di uomo buono, insomma, dire buono. Allora. No, tra un po' c'è la festa, dove pensare. Allora, c'è un'altra pozione di spell recovery. Prendi tu, Stavros. Ok. Perché non c'era l'altra? Perché l'ho presa io nell'inventario. Ah, l'hai già presa tu. Allora, Potion of Spell Recovery, una freccia, di nuovo un'altra freccia runica, più uno, quelle che le spezza concentrazione. Ottima, sempre Andros. E una pozione del respiro di drago. Ah, è quella che la bevi e puoi fare il soffio. Ma questa è la versione, non quella ufficiale, per cui avrà qualcosa di diverso. Cosa farà? Allora, dico, azione per berla, costa un'azione poi fare nei round successivi la roba, ti fa sputare tipo dei proiettili di tipo draconico. È la stessa dell'arma di un Dragonborn. Vabbè, questo è per produrlo. Questo è per come si costruisce. Ok, dobbiamo tirare per... allora, fatemi... Scusa, allora, è rara...
Allora, è rara, per cui questa qua farà 4 di 6 col DC 15. Questo è equivalente a di un è l'equivalente del soffio di un Dragonborn che faccia 4 di 6 e con la difficoltà 15. E volete tirare il tipo di drago? Ma tanto è inutile. Intanto non la userete questa qua. Questa qua non credo che la userete, perché costa un'azione usarla e non ha molto senso per voi. Scusa, Flavio, la questione del recupero degli spell slot l'hai messa nel party sheet? Sì, l'ho messa nel party sheet. Chiama Flask, non identificato. Ah, Flask, ok, no, posso. Allora, ultimi due. Però allora, non so quale sia delle due adesso. Infatti, Flavio, ce ne sono tutte e due, non... Aspetta, dopo identifica un po' di roba. Non identificare. È sotto Flask? Sì, ma non è identificato. Io non la vedo qua come... No, la Conan di bronzo, intanto. Io non la vedo. Ah, forse perché io vedo il nome già identificato? Find Ring e Gauntlets of Ogre Power. Ma lui vedrà Potion of... Potion of... Com'era che si chiamava? No, io vedo Potion of Spell Recovery. Allora. Oh, guardate, me la identifico. Allora. Yeah. Ora è sotto Potion, però. Adesso è sotto Potion. Allora, Corona di Bronzo non fa un cazzo. Eldritch Scarf, quindi una bella qua. Io attacco perché non ha abbastanza, non ha molto cording. Non richiede attunement. Non richiede attunement questa. Allora, si muove da sola. Allora, la... Non mi viene in italiano, scarf, la... Sciarpa. Non mi viene in italiano. Allora, nasconde uno spazio interdimensionale tra le sue pieghe, che può essere raggiunto solo quando la indossi. Questo spazio... è tipo la borsa conservante. Questo spazio interdimensionale tiene fino a 60 pound di materiale, senza eccedere i 6 cubic feet. La sciarpa pesa massimo un pound, quindi mezzo chilo, indipendentemente dal suo... È una sciarpa borsa conservante. Quando piazzi un oggetto all'interno di questa sciarpa, la tua mano sparisce all'interno delle pieghe della sciarpa. Quindi è più caldo. Non puoi recuperare oggetti all'interno della sciarpa con le tue mani, invece puoi usare una bonus action e controllare mentalmente la sciarpa, controllando le parti stracciate del finali della sciarpa che ricordano delle mani, per raggiungere lo spazio interdimensionale e recuperare l'oggetto lasciato lì dentro. Le mani possono trasportare fino a 10 pound e dropperanno qualunque cosa che pesi più di 10 pound. Se stirate o raddrizzate la sciarpa completamente, fa sì che gli oggetti che siano all'interno vengano buttati fuori. Bello. E come, e se invece viene distrutta la sciarpa, gli oggetti sono perduti nel... E specificano questa roba qua, però sono maledetti, specificano: una creatura vivente non può essere piazzata all'interno della sciarpa. Bravi che lo specificate, le combo. C'è morto un kobold una volta. Oppure potevamo fare gli attacchi a sorpresa: entriamo tutti nella sciarpa, il ladro entra sneaky, poi la stira, poppiamo fuori. Allora, inoltre, bella questa da roga, è bellissima questa cosa qua. Inoltre, mentre indossi questa sciarpa, puoi usare un'azione per controllarla mentalmente, usando
le manine finali del sfracellate della sciarpa al posto delle tue per manipolare un oggetto semplice come una porta sbloccata togliere o recuperare un oggetto da un contenitore aperto o buttare i contenuti di una fiala entro 5 feet da te. Gli oggetti non possono attaccare, cioè le manine non possono attaccare o attivare oggetti magici. Ok, stessa combo, non puoi fare, cioè fai la bomba nucleare del... se la piazzi all'interno di altri spazi, che poi in realtà è uno dei modi più comodi per aprirsi i portali per il piano astrale, perché dice come facciamo, due borse conservanti e sul piano astrale ci arrivi, dove non lo sai ma ci arrivi. Ok, l'Eldritch Scarf allora è buona perché non consuma un attunement, quindi è come avere 60 pound extra di oggetti dietro. Se non vi serve mesi musicali, un po' di roba, chiedendo a voi poi non mi rispondono. Non rispondono. Allora c'è un'altra pozione del respirare del fuoco. Un'altra pozione dello spell recovery. Avete beccate tre spell recovery. Oh, allora, vediamo qua il borsello del maialino. Okay. 60 pound, sì, tre... sarebbe una creatura da 30 kg, un maialone ce lo potresti buttare dentro. Cioè... Allora... Ah, vabbè, il salvadanaio questo qua. Proprio, è letteralmente il salvadanaio. Non consuma, non serve a tournament. Allora, è una figura di ceramica. Con un tappo sulla schiena. Quando gli metti dentro una monetina, si anima. E considera te il suo padrone. Questo è un altro oggetto di quelli for fun e basta, cioè lo puoi agitare gentilmente e grufolerà contento così, e saprai magicamente quanti soldi ci sono all'interno. Quanti ne può contenere massimo? Allora, adesso il maialino mangerà felicemente qualunque moneta tu gli dia mettendola al suo interno. Il maialino sputerà fuori l'esatto quantitativo di monete quando tu o un tuo alleato glielo chiederete, facendo anche il cambio valute. Cioè, se tu gli metti dentro un gold, dice dammi 5 silver, cioè ti dà dentro, ti fa anche il cambiavalute. Questo è un bancomat. È un bancomat, questo è il maialino. No, perché questo... se tiene tante monete. Ho già capito che dovevi fare. Lo attiviamo e gli diciamo mangia tutto. Sì, esatto. Allora, conterrà solo monete e starnutisce qualunque altra cosa tu gli metta dentro. Si agiterà con... ok, 1000 monete. Ok, va bene. Posto. Bello da dare a... Vabbè, 1000 monete di platino non è male, comunque, buttargli dentro. No, infatti. No, non avete capito. Gli diamo 1000 monete d'oro, dacci 100 monete di platino. 1000 monete d'oro, 100 di platino. Quindi teniamo tutto quello che abbiamo in oro e mettiamo tutto in platino. Via! Trasportiamo tutto poi. E poi... vendete parte della proprietà, ci fate un Airbnb con lo spazio che avete recuperato dalla tesoreria, giusto? Esatto. Allora, vabbè, ti segue.
segue il primo che passa. No, anche no, no. Può essere evocata verso, puoi farla sparire in una dimensione, in una pocket dimension. può essere richiamata da te o uno degli altri alleati con la bonus action dicendogli: vieni qua, piccolo maialino. No, piccolo porcellino. Vieni qua, no, vieni a casa, piccolo porcellino. È la frase. Queste cose dovevamo trovarle ai primi livelli. Sarebbe stata una campagna, sì, con delle buffitudini. Sì, magari non... E poi dirgli, lo ricacci nella dimensione parallela dicendo: vai al mercato, piccolo porcellino. Questo porcellino è andato al mercato, così. Allora... quando gli chiedi più del 10% di quello che ha addosso, è scontento. Quando gli chiedi molte monete, si toglie il tappo dalla cosa e si mette a rotolare sulla schiena per tirarle fuori, ma si terrà sempre almeno un copper per continuare a funzionare, a meno che tu non decida di fisicamente toglierglielo l'ultima monetina. Quando non ci sono più monetine, è inanimato, ha 5 punti ferita, classe armatura 10 e si muove di 30 feet. E fa il patto di sangue con lui. Allora, se viene ridotto a 0 punti ferita, piange, si distrugge 1000 pezzi di ceramica. Non sono persi i soldi. Dopo un di 4 giorni si rimaterializza. Ok. Se il suo padrone muore, piange e svuota il suo contenuto, ritornando inanimato. Non si può fare. Si può fare la maialo bomba, sempre facendo le cose di metterlo all'interno di altre robe astrali, portable hold, bag of holding o robe simili. Basta. Carino è da low level, questo qua è chiaramente da low level. Come low level è molto figo, perché è un ti salvi mille monete, sono al sicuro, non te le possono rubare, anzi per certe campagne è pure sgravo questa roba qua, se vuoi farle le robe, cioè non te li posso rubare i soldi come master. O meglio, te lo distruggo e per un di 4 giorni ti devi arrangiare senza avere i soldi. Non è... Sto pensando, ragazzi, a mente... No, è carino in realtà. A voce altra, perché lo puoi fare... cioè, se a livello di narrativa, scena, hai bisogno di creare la roba per cui i giocatori gli ciuli la roba, gli distruggi il maialino. È la stessa roba. E poi per un di 4 giorni si devono arrangiare. Allora, la pallozza di neve, Blizzard Sphere. Non richiede attunement. È fredda al tatto. Come un'azione puoi prendere e lanciare questo orb entro 30 feet, distruggendolo all'impatto. Quando si distrugge, la tempesta di neve si rompe in una sfera di 20 feet. Quando una creatura entra nell'area per la prima volta nel suo turno o comincia il suo turno lì, fa una DC 15 di costituzione. Se fallisce, si becca 4 di 8 danni da freddo e la sua velocità è dimezzata. Tiro salvezza dimezza e non ti becchi il dimezzato. Rimane per un D4 round questa cosa qua, o dispellata con un dispel magic. Qualunque superficie colpita da questa tempesta è ricoperta da una lastra di ghiaccio, trasformandolo in terreno difficile. Fin tanto che la tempesta permane, la zona è anche pesantemente oscurata. Carino come oggetto. Ragazzi, posso dire una roba? A me, io ne vorrei
ufficiali più di questi oggettini low level, perché li puoi prendere, mettere in una campagna, usati e ti crei la situazione carina. Ok, ultimo. Ma non per importanza, perché era alto questo qua, se non ricordo male. 89, 85 mi pare. Allora, tanti, rubini, tanti ci smeraldi. Sono dei rubini, smeraldi, smeraldi. Ma la pagina col biscotto dell'Apocalisse non l'abbiamo fatta. No, non ancora. Non l'ho vista quella lì, scusami. Sono all'ultima. No, io ce l'ho in ordine di barca. Adesso sei quella con la Siren Song Silencer. Sì, qual è? Quella che stai guardando adesso. No, quella del biscotto. E c'è un botto di roba. E comincia Topazio, Spinello Blu, Alessandrite, Topazio. Allora, non è questa. C'è una bacchetta colorata, un Mary Berry, non è questa. No, questo è il Canabò. Era dopo le bolle lievitanti. Ma forse è quella che hai ritirato perché non è. Può essere che sia quella che ho ritirato. Perché ce l'abbiamo noi? Boh. Vabbè, meglio questa. Non la vedo, onestamente. Può essere che sia quella che ho ritirato, però adesso le ho ricliccate tutte in ordine e non la trovo, quella roba lì. Allora, ce ne sono due. Il Siren Song Silencer. Pa. Allora, è un orecchino di quelli da mettersi sopra l'orecchio. Avete presente? Sì. Non richiede attunement. Interessante. Puoi mettertelo sopra l'orecchio come un'azione. Mentre hai questo... Ah, cuff, sono proprio dei tappi. Hai vantaggio, hai tiri salvezza per essere charmato. Inoltre, se fai due... Cazzo, proprio sono le cuffiette. Se fai due volte il tap, ti assorda, sei sordo. Oh. Non senti il suono. Anche se puoi leggermente sentire il rumore dell'oceano. Se tappi di nuovo due volte, senti di nuovo. Ragazzi, serve per annullare gli effetti delle voci dei mostri, tutte quelle robe che se senti le statue che cantavano nella tomba, con questi qua li fottevi, con questo qua lo fottevi, non sentivi un cazzo neanche tu. Però vi potete lanciare la telepatia, per dire, e uno è immune con questo coso qua, carino. E la Mace of Smiting, questa dovrebbe essere semplice. Smiting, sì, questa dovrebbe essere da... Se l'abbiamo già, è quella anticostrutto. Sì, è più uno, più tre contro i costrutti. Però contro i costrutti vince l'Envy Lammer. Ok, ragazzi, abbiamo finito. Direi che vi caricate come dei maiali e come delle piggy bank, e quello che vi porterete via saranno gli oggetti, immagino. Lasciando lì missione per il futuro, che le monete di platino ce le partiamo via, no? Se volete Dio, guardate, siete pienotti, ragazzi, qua sopra. Guardate quanta roba c'era, roba pesantuccia è quella che vi portate su. Cioè... No, dico, 1000 monete. Sì, tanto non me ne fate un cazzo, cioè se voi te le metto... Nel maialino. Ah, però te vuoi dentro nel maialino? Ok, va bene, ricordiamoci che ci sono 1000 monete in meno, dentro. È che dovrei farmi il conto di tutti gli oggetti e toglierci 1000 monete. Pieni ma felici, e per il fortunato signore dell'isola che dovrà stabilire chi, come e quanto godrà del re delle ricchezze di questo
tesoro, perché formalmente divise le recupereremo col tempo e saranno divise in parti uguali tra noi quattro. Ok. Perché sono a 1000 metri sott'acqua, quindi. Esatto, cioè, però il padrone di casa sei tu. Molto bene. Ragazzi, ho praticamente fatto l'intera sessione per... È un bellissimo tesoro. No, ragazzi, era bello e volevo farla sta roba qua, perché magari effettivamente hai ragione, sono uscite delle cose che potete usare, tipo la pozione della Rage è fortissima, rimane forte quella lì, perché vale anche contro il Tarrasc la pozione della Rage, perché è bludgeoning la Rage di livello 1, per dire, no? È tagliente, anche se è magico non conta niente, hai la Rage, quindi di mezzi. E cosa c'era di utile? Beh, le pozioni quelle per recuperare gli spell slot, le frecce per togliere la concentrazione, le due frecce per la concentrazione, però ti devi prendere l'archetto, ricordatelo, che al momento ok, e se le hai già identificato tutto nel participio? No, non ho identificato tutto, le ho messe, perché voglio che identifichi, così almeno mi ricordo cosa sono e le prendo, perché io per esempio prenderò una mentina di sicuro. Allora, le mentine sono non sono male, gli stivali del core, gli stivali non sono male neanche quelli, c'era un altro cubic gate, essenza della rabbia, allora il maul forge master might poteva valere l'intero allora, il maul ti giuro mi ispira tanto, l'altro oggetto fighissimo, i null chalk, I gessetti del nulla li prende, io direi che li prende Andros, perché di solito il primo iniziativa è il più veloce e puoi andare a disegnare dei perimetri per impedire magari a un avversario che casta di avere un campo libero su di noi. Ah, le Snuggle Beast, ragazzi, danne una a testa, io mi prendo testa. No, le sto identificando, sono una a testa, però sono quattro Snuggle Beast del drago e una Snuggle Beast del Tarrasque. Io vi direi, secondo me la Tarrasque conviene a darla a chi ha più punti HP, chi ha più HP. Eccolo. Sì. Io non per altro, perché ti pigli più mazzate, quindi il draghetto è quello che assomiglia di più ad Aurin, li guardo. Ok. E anche, scusate, posso dirvi una roba? È molto anche quello da Harry Potter, sono d'accordo, però sono bellissimi gli Snuggle Beast. Il fatto che ci fosse il primo trovato fosse lo Snuggle Beast del Tarrasc nel tesoro del Kraken, meraviglia, secondo me. Proprio meraviglia. Perché, secondo me, è andato proprio il Kraken a cercarlo nel multiverso. Sì, e ha detto il pupazzo e si è fatto il pupazzotto lui. Assolutamente. Mi prendo una Pepper Mice Sugar Bomb. Tu lo devo prendere. E ci sarebbero, devi decidere gli stivali, che erano non erano male. Li cambia, se col drago mi serve quello per andare in uso, quelli stivali del volo, con il torrasco potrebbe essere utile quell'altro, dipende da come volete affrontare la roba. Non è malvagio, perché è vero, non voli davvero, è vero che non voli davvero, ma a terra diventi flash. Ma a parte quello, i quattro... Quanto dà, scusatemi? I Misty Step che tornano utili. Anche i Misty Step, che ti liberano da tutte le volte che vi prendevano, vi afferravano. Misty Step, bonus action Misty Step e via. E quant'è che è l'Expeditious Retreat? Ti dà 30 feet o te lo raddoppia? Non me lo ricordo mai. Adesso lo riguardo. Perché è uno di quegli incantesimi che tutte le volte viene sottovalutato, ma per alcune... Va bene sottovalutato, puoi usare le dash come bonus. Ah, allora non ti serve un cazzo a te. Concentrazione 10 minuti. No, vabbè, concentrazione non la consumi perché... la consumi la concentrazione, ce l'hai.
Vabbè, però ti darebbe il dash senza consumare il ki. Sicuro torna abbastanza utile. Ti darebbe no, il dash. Credo li userò col Trust, ma per adesso contro il drago mi serve dove volare. Ok. Molto bene. Tornate indietro sull'isola e cassavate il cerchio di teletrasporto? Sì, mi sembra di sì. Giuseppe si è addormentato? Giuseppe? O si è bloccato? Aspetta. Chiamalo. Secondo me si è addormentato. Ecco, si è addormentato. Si è Giuseppe, ti sei addormentato? Grazie, vedrai il fuso orario. Allora sarà Madonna, io mi sono preso un colpo, se devo essere sincero. L'abbiamo perso. Mi ha ucciso proprio per me il fuso orario. L'ora solare. Non ha mai fatto allora venire un colpo. Si era spento stanno. Esatto. Allora, no, dicevamo, fate il cerchio di teletrasporto e tornate a Mitros. Sì, tanto c'è il quinto, ce l'ho disponibile. Ok, perché stavo pensando, volendo, potreste anche teletrasportare tutto il tesoro, ma non avete i draghi, ma non avete dietro i draghi poi. Il portale si fa, bisogna entrarci dentro, quindi alla fine qualcosa per tirare dentro sta solo tesoro, bisogna trascinarsi. Ho capito, no, ma no, ragazzi, il tesoro lo lasciamo qui e ci penserò io a organizzare il recupero, visto che qua c'ho una base, organizzo il recupero e poi faccio lo smistamento del denaro a noi quattro. Probabilmente ti servirà un apparato di Qualish per farle. Lo farò costruire da Volcan. Da Volcan, visto che sarà felice di avere la sua nuova mazza. Quella vale veramente tanto. Molto bene. Allora, quindi teletrasporto e tornate in quel di Mitros. Chiudo un po' qua e vi do il riposo esteso a questo punto. Faccio prima la Legend Lore su l'orb. Allora, Legend Lore sull'orb. Allora, giusto che l'orb non te l'avevo detto. Com'è che si chiama? Dragon Orb dovrebbe essere. Sto cercando. Ah no, sarà sotto oro. No, non è sotto. È nel mio inventario, non è nel partito. Ah, è nel tuo inventario, lo stavo cercando. Quanta roba avete nell'inventario? Io ho tutti gli oggetti presi da oggetto preso dalla Ultros, oggetto preso da Historia, sto preso da Mitros. No, non c'è orb sotto, non è sotto orb, sotto che cos'è? Allora, io ce l'ho sotto Crystal Orb. Tu ce l'hai sotto Dragon Orb? Orb of Dragon? Lo cerco sotto il tuo inventario perché non riesco a trovarlo dal party sheet. È nel mio inventario. Sì, lo so, lo cercavo sempre dal party sheet. Dov'è? Crystal Orb. Allora, dov'è? Identify. Allora, questo qua consente di lanciare. Allora, tra l'altro questo è dei draghi rossi. Dov'era qua? Aspetta che ricontrollo una roba. Sì, era dei draghi rossi, questo qua. Vabbè, qua vi fanno la storia degli orb, dei Dragon Lord, che è di Kryn, questa storia qua. Le torri dell'alta magia, vabbè, bla 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 bla. Allora, ogni orb contiene l'essenza di un drago malvagio. Allora, sono pericolosi. Allora, di per sé. Perché
se ti attuni a questi, ecco, e ci scruti all'interno come un buon Palantir, come un buon Palantir devi fare una DC 15 di carisma. Yes. Se hai successo, controlli tu l'orb. Se fallisci, l'orb controlla te. Chiaro. Quindi, vabbè... solita roba, l'orb ha i suoi fini malvagi per da portare avanti. E ti casta suggestion at will con spell di save DC a 18. Quindi diciamo che tra virgolette prende il controllo. Vabbè. Ti vuol far adorare e portare avanti l'ordine di Takhisis o Tiamat, che dir si vuole. Allora, ha 7 cariche l'oggetto, ne riguadagno... Quando properties che devi tirare? Ce le ho tirate, ce le ho tirate. Guarda, adesso lo condividerò. Okay. Ve lo metto qua, poi ve lo metto qua, che così poi lo... cerchi anche tu all'interno della storia. Però intanto andavo in ordine. Allora, 7 cariche. Usando un'azione spendi una carica e casti una di queste. Hanno spell save DC 18. Cura ferite di quinto. Costa 3 cariche. Daylight, una carica. Death Ward, 2 cariche. Scrying, 3 cariche. Non male per Death Ward... e Scrying in ogni caso, e anche il Cure Wound di quinto non fa schifo. Detect Magic. Ah, e poi hai Detect Magic at will fondamentalmente attraverso l'orb. Allora, mentre controlli l'orb, puoi lanciare un'azione e usare il potere dell'artefatto che si estende per 40 miglia in tutte le direzioni. I draghi malvagi entro il raggio si sentono obbligati a venire dove sta l'orb, nella rotta più rapida possibile. Sammon draghi. Divinità di dragoniche tipo Tiamat sono immune. Non sono amichevoli, li obbliga ad arrivare nella tua zona. Quindi possiamo spostare lo scontro da Resia a Resia. 40 miglia però, 40 miglia. 40 miglia e dopo si può usare dopo un'ora. Quindi 40 miglia, teletrasporto, 40 miglia. È difficile distruggerlo, questa cosa qua. Beh, può essere usato come spellcasting focus, questa cosa qua, e andiamo, questa roba sono la roba base. Spell di primo, spell di secondo. Allora, vi danno questo, le ho tirate, cioè la roba per tirare in automatico. Allora, mentre sei attunato, puoi lanciare un'azione per castare un incantesimo di primo livello scelto dal master e devi tirare un D6 con un O5, non puoi rilanciarlo. E lo spell di primo, allora vediamo. Voglio scegliere il manuale, non la source. Proviamo da questo. Ah, finché sei attunato dimagrisci un sacco. Vecchia anche, tra l'altro. E aspetta, è tosta l'ultima, Fede. Sì, lo so. Allora... Allora, potrebbe attunarsi a Urin.
tanto il drago con la sfera nella zampa e diventa anche un drago cinese. E lei ha più 9 in cos. E okay, comunque ha più qua 19 in carisma. Quindi ha uno in meno di me. E con l'enhance ability dovrebbe riuscire, cioè, scottiera con vantaggio. Ok, ce l'ho. L'incantesimo è Brimstone. Ah, sì, nevischio. No, Brimstone. Perché non me lo fa... Eccolo qua. L'ho messo sempre nella nota, ve lo metto qua. È un incantesimo di Deep Magic, questo qua. Visto che è del fuoco, visto che dei draghi rossi, gli do una roba di fuoco come incantesimo. Poi, mentre sei attunato all'artefatto, puoi usarla sempre per castare anche uno di secondo. Stessa cosa, level 2. No, gli aspect no, bla bla bla. Sto cercando robe a tema che abbiano senso per il fuoco, No, non ha molto senso. Oddio, ci sarebbe Detect Dragons. Sarebbe a tema? Sì, mi piace questo incantesimo. Ti do Detect Dragons come incantesimo. Ti consente di vederli, percepirla nella presenza, anche se, come dire, assumono aspetti diversi, Ti dà Detect Dragons, è tematico per l'orb, questo qua. Vabbè, dimagrisci, ma solo finché sei attunato, quindi un D4 per 5 pound. E invecchi di 3 dadi da 10 anni. Oh, e sì. Devi fare una DC 10 costituzione per non morire per lo shock. Se muori, sei istantaneamente trasformato in un white. O wigged, come li volete chiamare, però io li chiamo white perché in teoria è la stessa pronuncia di white. Sono i non morti dalla pelle pallida. Ok. Che muori, diventi un white che io controllo, che giura di difendere l'artefatto. Si mette a difesa dell'artefatto. Ok, ci sono modi, ve lo dico, lo sapete, vero, che ci sono queste robe qua per counterarla, questa roba, vero? Sì, Death Ward. Esatto. Ad esempio. Con Death Ward... Sei al sicuro, perché ti ammazza. No, sono un punto ferita. Per salvarmi lo slot dell'attunament potrebbe attunarsi a Urin. Tanto tenere l'orb in mano con l'artiglio da drago lo fanno i draghi cinesi, perché non può fare. Potrebbe essere, però c'è sempre il rischio del tiro di merda con la costituzione. Quindi... Lei ha più 9 dal tiro salvezza, la CD è 10, non può fallire. È vero. Può fallire il tiro carisma, ma lei ha solo uno in meno di me, perché ha più 4, io ho più 5. Puoi ispirarla. Sì, posso ispirarla e darle vantaggio, quindi non dovrebbe poter fallire, più o meno. Ok, ci sta. Questo è l'orb. Comunque, ovviamente, ragazzi, a livello di storia, la roba più forte è che li puoi obbligarli a venire dove vuoi tu. Sì, infatti. E li possiamo, soprattutto 40 miglia, li possiamo spostare da Aresia. Li potete spostare da Aresia. Potete affrontarli dove preferite, entro 40 miglia da Aresia. Vedremo come prosegue questa cosa qua. Dipende dove sono. L'altra cosa che volevo arrivare è questa. Perché, visto che direi che siamo in chiusura, ragazzi, sì.
però volevo già mettermi pronto per settimana prossima. Ok. Avete completato il vostro riposo, state... devi fare il banchetto degli eroi. Avete il banchetto degli eroi che lo casta Vallus. È Vallus ad aver usato la cosa. Se dovete fare robe di ricaricare anelli, cose o altro, lo vedremo. Questa roba qua ve lo dite voi. Ricordatevi che cosa avevate disegnato da poter dare ad Andros eventualmente nell'anello. Ma... potrei dare l'anello anche a Pythor. Pythor al momento è attunato solo ad armatura. In realtà potrebbero essergli comodi gli stivali, lui non vola. Vero. No, anche lo velocizza. Potrei dare l'anello a Kira che lancia Hast. Vedremo. Perché non so se usare lo spell guard o quello del leone contro il drago. Perché se lancia incantesimi lo spell guard mi aiuta. Con il leone mi dà vantaggio a iniziativa. Allora, siete... dov'è qua? Alla sala del trono di Maitros. Qua. Che sarete qua, presumo. Vi ci piazzo anche, sarete lì intorno... perché non l'ho dato ancora il riposo lungo? No, non l'ho dato ancora. Allora, se dovete fare gli spell, caricare l'anello, fare quelle robe lì, lo lascio così. Settimana prossima, così possiamo controllare che cosa avevate. Settimana prossima ricordatemi che vi do il riposo lungo, ok? Mm-hmm. Non ce lo dimentichiamo. Brava, no, non credo che ve lo dimenticherete. Per cui c'è Kira, c'è Andros, c'è Pythor, c'è. Poi li piazzerò dove siete, lo vedrò dopo. Bulbug c'è? Direi di sì, cioè Stavros sì. Non è che... Il re sta seduto a sinistra o a destra? Dove vuole. No, perché sapete, sempre si dice siede alla destra del padre, quindi viene da dire che il padre sta a sinistra. No, in realtà dovrebbe essere al centro, però... Ah, va bene, ci sta, però... Perché sono il padre, il figlio e lo Spirito Santo. Lo so. No, sto pensando. Sì, ma solo che io l'ho citata quella lì. Però è che storicamente poi ripiglia quelle robe lì. Queste cose qua ripigliano. Dammi un secondo. Telperion. Ok, ci siete tu. Vabbè, io inizio a darlo quell'effetto del. Allora, il re sta a sinistra. Il re sta che è quello che ha la coroncina negli scacchi, sta a destra. E la regina sta a sinistra. È strano, avrei detto ok. Sì, il re sta a destra. Allora. Vediamo se mi crasha tutto. Arrivano altri inviati di Luteria? No. Ma... voglio che adesso gli tirerò questo. E devono fare loro una prova con vantaggio. Questa. Meraviglia. E questa è la vostra DC. Allora, fatemi vedere chi di voi ha più o meno di questo valore. Andros sicuramente no. No.
Corradin è l'unico che sarai, quindi ricordiamoci, sei sorpreso nel primo round, eh? Solo Corradin. Solo Corradin, hanno fatto 15, lui ha 14. Lui ha 14 di passiva. Che salita bene. Allora, perché uscendo, come materializzandosi dalle ombre, arrivano una marea di scorpioni giganti. Un po'. Abbiamo lasciato qualcuno su Tisola, adesso sono centauri questi. Madonna quanti sono. Madonna quanti sono. Aspettate. Bim, bada bim, bada bu, bada bim, bada bu. Spero di ricordarmeli tutti. Bada bu. Thor. BDB. 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 BDB e BDB? Bada bim, cioè non hai idea di quanti sono. Sono tipo 24. What? Sono tanti. Sono tanti. Che bello, quando dici facciamo un banchetto che siamo immuni al veleno e arrivano 8 gazzillioni di creature che fanno veleno. E voi non lo sapevate? No, ma appunto, ogni volta che lo facciamo subito arriva gente che avvelena. E porta fortuna. È come attirati, sono come attirati. Esatto, allora, perché... Ah, in mezzo c'è qualcosa. Dalle ombre si odono provenire degli scatti e dei sibili acuti. Pochi secondi più tardi, dozzine di scorpioni giganti strisciano fuori palesandosi, seguiti da una voce che appare nelle, che compare nelle vostre menti. Beffarda, sentite, potete immaginare il sorriso sulle sue labbra, mentre la voce di Luteria si posa su di voi. Avete cercato di uccidere la morte stessa, ma io sono eterna come l'oscurità della notte. Tornerò per sempre. Ora sono più forte che mai e voi dovrete pagare per la vostra impudenza. E qui, signori miei... Sapete che ridere se in uno di quei assalti lei ci mancasse... La... Vedi... tra l'altro guardate ragazzi, guardate con... la cinematica. Oh, che carini. Ah sì, che belli. A voi vi devo ancora piazzare, non eravate esattamente lì. Non notate forse in fondo una figura, a voi nota, Chondrus. Sembra molto pallido. Io invece di Chondrus, sai se ci avesse mandato... Luteria, non la vedete. Ok. E qui ragazzi, Chondrus è proprio circondato da un muro di scorpioni. Fai fuoco. Sai se ci avesse mandato un Vesharis corrotto, figo? Sì, però non volevo... Era una roba che ci avevo pensato, Però... Lui che per il potere farebbe tutto. Sto pensando se vedete qualcosa di Chondrus... Ma sa che... Allora, io in prima persona non lo vedo. Non lo vedi? No, ma è piccolino. È piccolino, circondato dagli scorpioni. È qua. Guarda, te lo elevo che così lo vedi. Lo vedo... È dietro il 20, il 12... Lo vedi adesso? Lo vedi adesso? Sì. L'ho elevato e lo vedi, perché è proprio... Fai fatica a vederlo, è proprio davanti, dietro un muro di scorpioni. E sembra essere, lo nota questo... Andros, che sembra avere... C'è qualcosa nell'aria intorno a Chondrus. Puzza di non morto. E... Sto pensando se aveva anche qualcos'altro.
No, perché anche quest'altro. Stavo pensando perché questi qua si sono fatti le robe prima di arrivare. Eh? Ah, le spell. Sì, sono lanciati roba. Sono la... devo ricordarmi di mettergli il concentration addosso a lui. Però... Ah, insomma... e seconda cosa, Mirror Image anche. Attivo. Non richiede concentrazione, ti salva la vita qualche colpo. È sempre bella. Mirror Image attivo e Andros, tu secondo te c'è qualcosa, cioè c'è qualcosa nell'aria attorno a Chondros, alle immagini di Chondros? E guardo Valus, le fa scacciare avanti al prossimo. Ok. Sì, poi probabilmente gli avrò anche lanciato Mage Armor, adesso non mi ricordo se è attivo già, se è già attivo, ma sono quelle robe che se ti mettono un nemico caster ce l'ha Mage Armor attiva, se no... Scusa, fai una cosa, per giovedì prossimo ti prendi la scheda di Chondros, ce l'ho, gli cambi gli incantesimi, ti gli metti degli incantesimi forti, vedi quali incantesimi si è già lanciato e lo prepari già con le stalle. No, ce l'ho la scheda, ce l'ha già, so già che cosa ha messo, alcune robe le ha già messe. Ottimo. Insomma, abbiamo sporcato la mia sala del trono, perché non sporcare quella di tasse? Eh già, ragazzi. Quindi, signore e signori, la prossima volta... Scorpio. Australia. Esatto. La prossima volta siete in Australia direttamente. Ho trovato tutti i grapple questi. Sì, ho trovato un bug di Fantasy Ground. Cioè? Se tu ti elevi di altezza e poi fai la visuale in prima persona, ti riporta a terra. Ah. Non puoi vedere da altezza elevata. Ah, ok. Può esserci, sta. Non ci avranno pensato su questa roba qua. Di elevare il punto di vista della telecamera. Tiriamo subito gli extra punti vita? Ma non li tirate, di solito era automatico la roba, non li voleva... No, vabbè, io tiro quello del banchetto. Ma perché? I punti extra del banchetto. Ah, i punti extra del banchetto? Sono 14. Metteteveli come al solito, come volete. Li volete fare nei temporanei? No, mettetelo... Che male, adesso mi segno. Non ci hai ancora dato il long, vero, no? No, allora, se mi rispondete alla domanda, dovete castare roba nell'anello di Andros? Non so Andros a chi lo vuole dare, di cosa ha bisogno, se ci dice, non so neanche quante cariche abbia. Avevi consumato robe del tuo anello? È rimasta una sola carica di un colpi cosa, guardare. E ho usato quasi tutto. Quello che vuol dire, no, ho usato tutto l'anello, ho usato anche Absorb Element. Quindi no, in realtà ci sarebbero 5 livelli di incantesimi con gli slot che avete disponibili adesso da poter caricare nell'anello. La mia domanda era, contro il drago mi conviene utilizzare lo scudo, lo spell guard shield o l'anello? L'anello. Draghi che castano non... era nella D&D 3.5, nella quinta non... Tecnicamente ci sono anche nella quinta, però devi personalizzarteli. A meno che non usi il mostro come il Kraken, che quindi ha delle cose nuove o diverse, magari è un mostro unico. Secondo me ti conviene utilizzare l'anello. Io ho spell di secondo e di quinto e di quarto. E di primo ed è quelle da lock. Quindi ho tutto. Tu, Stavros, che cos'hai? Stavros? Io ho tutto fino a quinto. Ok, quindi ad esempio, contro i draghi gli Absorb Element non fanno schifo, Sì, ma questo fa danni necrotici e quindi Absorb Element è inutile. Lui, ma c'è tutto lo stormo anche. Giusto, che soffiano tanto quelli. Avevo anche un healing ward in realtà sopra. Vabbè, direi Hast e Absorb Element, via, questi due. Quindi un Hast e due Absorb Element? Sì. Ok, riuscite, glieli castate, gliel'avete castati sopra e adesso vi do il riposo esteso, così potete... Io in realtà spero di schivarli i colpi dei draghi, un più 11 in destrezza. Ho che alcuni soffiano sulla costituzione. Vi sto dando il long rest, ragazzi, poi mettetevi i punti ferita. Sì, i punti ferita, ricordo che li ho dato anche a tutti i draghi,
Ok, ai draghi vi chiedo quanti erano? 14. Li metto come temporanei, eh? Mettili temporanei. Ragazzi, 14. Ho 255 HP. Ah, come però dire? Loro arrivano appena svegli. No, appena no, non appena, appena, appena svegli. Stavate perché discutendo. Appena svegli, ispiro i miei compagni cantando le gesta. Maledetto, ti odio. Colazione, e ho preso Inspiring Leader come talento. Quindi sono 23 HP temporanei per 6 creature più altre 6. Qui faccio due giri, 20 minuti. Ok, quindi lo fai a tutti voi e i draghi. Però questi sono davvero temporanei. Perché non posso andare con le wound sotto zero? Se potessi andare con le wound sotto zero, poi era la stessa roba. 23? O 46 sono. No, 23. Non si sommano. Il mio livello per il mio carisma. Quindi 18 più 3. Quindi 21. 18 più 5, più 5. Ah, giusto. Hai solo 5, non hai più 6. No, un libro del Wisdom abbiamo trovato e basta. Ah, giusto, tu hai bonus a castare perché hai la tunica e la... Sì, ho tutte... Allora, aspettate che li sto mettendo a tutti, anch'io. Io me li sono già messi. Allora, 23 a Vallus, 23 a Daurin... ok, fatto tutti e devo fare 14 a tutti quanti. Allora, tornano a 16. Mi risegno che è più 14, quindi 168 più 14, 172, 182. In 182 Aurin. Vallus più 14 a 85 in forma umana. Mi verrebbe da dire che dovrebbe avere gli HP di un drago, però, secondo me. Non ho mai capito perché gli danno i punti ferita in forma umana minore. Allora, full. Più 14 Bulbug va a 160 punti ferita. Bulbug Pythor più 14 187 Pythor e Kira ne gliene servivano di brutto perché va a 164 HP. Io dopo mi riguardo con i punti ferita. Ok, tutto segnato adesso. Il più 14 e i 23 temporanei. O comunque tra 14 e 23 sono 37 HP extra, che non fanno schifo, ragazzi. Che non fanno schifo. Fanno schifo per niente. Bene, vedremo, ragazzi miei. Ci vediamo giovedì prossimo per vedere la carneficina di scorpioni qua sopra e vedremo che cosa succede soprattutto con Luteria che si è manifestata a voi da qualche parte. E si è manifestata, intendo dire, non in presenza fisica ma con la voce, si è resa, non è qui, quindi forse è qui. Forse voi avete sentito la voce. Chi lo sa, avete sentito la voce. Tiri, quant'altro, percezioni, robe, quelle robe lì li vediamo in gioco, queste cose qua non li vediamo adesso. Domenica torniamo con Dragonbane e devo ancora ricordarmi di fare l'iscrizione a Camelot di Need Games. Devo leggermelo bene per capire se posso farlo, anche se faccio una solo degli eventi che è di un gioco di Need Games e non tutti e solo giochi di Need Games, perché se è tutti e solo spiace, no, cioè voglio tenermi la libertà di giocare quel cazzo che voglio fondamentalmente.
se mi dici almeno un gioco di Need Games, statisticamente sì. Cioè, solo, anche se, se guardo per la quantità di roba che abbiamo giocato nel canale, un sacco di roba era Need Games. Un sacco di roba. Un sacco di roba. Tipo... Anche lo stesso Odissea, ragazzi. Odissea è di Need Games. Quindi... tecnicamente anche questa è di Need Games, ma se giocassimo Conan no, Conan non lo è. Molto bene ragazzi, poi ci si vede quindi settimana prossima, botte da orbi, scorpioni, pungiglioni che non servono a niente. Ragazzi, io, avete ragione, però avete avuto un culo con... è stata bella la scelta di Conradin di insistere per quel Dragon Orb, se no non li avremmo mai presi con tesori. Anche no, no, ma dicevo il culo di lanciarvi il l'Heroes Fist e dopo c'è sempre, cioè sai, fin tanto che ti devi fare Exia ci sta che lo sai che lo te lo sai, devi fare lo sai, ma anche in tutti gli altri vi siete beccati gli scontri che facevano danni da veleno e non vi fanno niente, quindi, e gli scorpioni l'unica roba che fanno è quella lì, è di pesante, perché poi ma penso che ti afferrino con afferrano, sì, però chiaramente ragazzi, l'attacco più forte che avevano è quindi, che facevano il 4 di 10 con il veleno, 4 di 10 con il veleno, anche se una DC 12 al vostro livello è... Io non posso fallirla. Io sì, abbondantemente. Conradin, tu qualcosa per non essere così squishy potresti pensarci, per di recuperarla. No, era per dire, forse una di Rage forse conveniva a te, di pozioni di Rage, o di quelle là che ti davano. Non può castare spell finché è in Rage. Quello è vero. C'era quell'altra pozione... quella che dimezzava il danno, mi dava... Era là. Quella di Rage. Di Invulnerability, ma l'abbiamo usata. Ah, okay. L'abbiamo usata da mo. Bene, allora, ragazzi, ci vediamo settimana prossima per vedere cosa... come mai ha deciso Luteria di lanciare e far sentire che altro la propria voce qua durante lo scontro. Sta iniziando veramente a rompere le balle. Sì. Preparatevi a monologhi. Tipici da cattivo. Monologhi tipici da cattivo. E non osate interrompermi i monologhi da cattivo, perché sennò. Non aprite la porta. Se no avrò le contingency pensate nel caso, se mi interrompono mentre parlo, parte questo incantesimo tipo dito della morte Aoe, queste no, cose tipo Silei per gli altri potrebbe esserci, di sicuro non ha più un certo oggettino Luteria, non ha più la falce che colpisce in automatico, no, la falce tecnicamente è rotta, è appesa qua dietro. Tecnicamente la falce rotta è appesa lì dietro. Ma praticamente l'abbiamo proprio disintegrata. Sì, sì, l'avevate disintegrata. Però mi hai detto che volevi tenere i pezzi della falce. Tipo la mettevi nel globo di annientamento tipo per metà, spezzandole, liberando i tuoi cari. No, l'avevate messa nel globo di annientamento, è vero. Però si era spezzato il cristallo. Quando andammo a fare quella mitica... nella gabbia del Tarrasch. Sì, esatto. Sì. Che c'era il globo di annientamento. Dove... magari c'è una replica, magari. Oh, non lo so. Anzi, questo è un po' ordinare. Ma mi ricordavo che mi avevi detto che volevi un memento di Luteria, non mi ricordavo io questa non roba. Non l'ora di picchiarla con la... quello che ricordo è che nell'orbo di disintegrazione l'avevamo completamente... annientata, perfetto, allora no, allora niente. Bene, ragazzi... giovedì prossimo, discorsi, monologhi da cattivone, preparatevi e fino ad allora ruolate che vi passa. Ciao ragazzi, notte! Ciao a tutti, notte!